Possiamo prendere posto e diamo inizio alla nostra discussione. Possiamo chiuderla. Come sapete, penso che sappiate, questo è il terzo ed ultimo degli incontri pubblici, diciamo così, più aperti che noi abbiamo previsto, in vista della stesura della bozza di statuto per la città metropolitana di Napoli. E il primo incontro lo abbiamo tenuto con i sindaci della provincia di Napoli, il secondo con i protagonisti del mondo del partenariato e il terzo incontro abbiamo voluto riservarlo alle associazioni per ascoltare appunto la vostra parola, le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre raccomandazioni. E i due incontri precedenti sono stati incontri molto fruttuosi dal punto di vista dei contributi che abbiamo raccolto e si sono evidenziate alcune questioni chiave, come quella appunto di un'idea di comunità in rapporto alla città metropolitana, della definizione di interessi generali relativi appunto alla città metropolitana, questione che poneva anche il professore Moccia nel suo intervento la volta scorsa, nel senso di capire in fondo la città metropolitana come istituzione che cosa va a rappresentare, se va a rappresentare semplicemente un ente di coordinamento tra le strutture e le istituzioni comunali vigenti oppure rappresenta qualche cosa in più, qualche cosa di diverso, qualche cosa che interpreta una trasformazione profonda del nostro territorio insieme della nostra comunità. Quando parlo della nostra intendo appunto dell'area della provincia di Napoli e della città di Napoli, due realtà che sono state viste sempre un po' in contrapposizione in qualche modo o comunque da integrare ma con una asimmetria di fondo oggettiva, nel senso che da una parte abbiamo avuto sempre il ruolo centrale della città di Napoli, dall'altra una molteplicità di enti comunali che per il passato rispondevano anche a delle identità precise, a delle comunità precise, a dei territori ben definiti, prima che poi negli anni soprattutto 60 e poi ancora di più 70, 80 ci fossero i grandi processi di urbanizzazione che hanno modificato profondamente il territorio e la presenza sul territorio delle comunità. E insieme con questo ovviamente poi i grandi processi di trasformazione economica, sociale che sono intervenuti e che oggi ci mettono in una condizione per chi svolge anche il ruolo di sindaco di una città, io stesso sono qui in veste di presidente della commissione statuto, ma sono sindaco della città di Afragola e ciascuno di noi oggi sperimenta sul territorio le difficoltà di dare risposte ai problemi delle nostre comunità con gli strumenti tradizionali che ci sono assegnati. Quindi vuol dire evidentemente che delle trasformazioni importanti sono avvenute. D'altra parte la discussione, il dibattito intorno alla città metropolitana, la necessità di costruire e istituire una città metropolitana di Napoli, certamente non sono di oggi ma risalgono a più di 20 anni fa e si tratta adesso di capire alla luce appunto della legislazione vigente e della necessità di formulare uno statuto come organizziamo questo momento, con quale spirito, con quale impostazione, con quale finalità per fare in modo che nonostante anche i limiti della legislazione che sono stati rappresentati ed espressi e rilevati da più parti, però si colga comunque questa occasione della stesura dello statuto per utilizzare questa opportunità come una opportunità che ci consenta finalmente di
dare vita a questa istituzione e di cercare di dare vita a questa istituzione nel migliore dei modi possibili, nel più efficace dei modi possibili. Ovviamente in questa discussione, che è una discussione di comunità, se ha senso appunto parlare di area metropolitana di Napoli come comunità, non potevano mancare le associazioni, cioè le forme appunto di aggregazione, di associazione di primo livello che operano sul territorio, che testimoniano di una coscienza civica, di un impegno civico, e quindi in relazione proprio a queste considerazioni noi abbiamo inteso fare in modo che questo terzo incontro fosse riservato appunto a voi. Gli incontri sono costruiti prevalentemente come un'occasione di ascolto. Ci saranno due relazioni introduttive da parte del professor Ferdinando Pinto, che è esperto di materie giuridiche, e dell'architetto Bruno Discepolo, da sempre impegnato anche come editorialista del Mattino sulle questioni di carattere urbanistico. Quindi sono delle relazioni introduttive che hanno soprattutto il valore di offrire uno spunto poi di riflessione alla discussione a cui daremo vita e da cui raccoglieremo le istanze e i suggerimenti, come dicevo, che possono venire dalla platea e che costituiscono un insieme di materiali, di spunti, di elementi e di fattori che noi cercheremo poi di mettere a sistema nel momento in cui andremo a redigere appunto lo statuto e a buttare giù questa prima bozza di statuto, che sarà la base della discussione, che abbiamo voluto appunto che partisse in modo impregiudicato, proprio perché fosse dalla discussione con i soggetti che abbiamo ritenuto di dover interpellare che nascessero proprio gli spunti sui quali esercitarci per poi andare a definire le linee dello statuto. Detto ciò, mi fermo e do la parola per primo al professor Ferdinando Pinto per la sua relazione, poi sentiremo Discepolo e poi apriremo il dibattito. Grazie a tutti della partecipazione, buon lavoro. Buonasera a tutti, io ringrazio Mimmo Tuccillo come Presidente della Commissione di avermi fatto parte di questo processo, per le ragioni che dirò tra un po', particolarmente interessante, perché noi stiamo qui a scrivere il nuovo statuto della città metropolitana di Napoli e abbiamo dei margini fino a qualche tempo fa sconosciuti, dei margini di novità fino a qualche tempo fa sconosciuti. Noi siamo, come diceva Mimmo Tuccillo, qua soprattutto per sentire. Pur tuttavia qualche battuta è opportuno anticiparla anche per il lavoro che si sta facendo. Allora, quando arriva una legge nuova ci sono due modi di approcciarla, scusatemi questa brutta espressione. Un primo modo è quello di cominciare a leggere la legge e di cominciare a guardare tutto quello che non funziona e tutto quello che è incoerente nella legge. Questa è un'attività in cui noi italiani siamo particolarmente bravi e siamo particolarmente capaci di trovare le cose che non funzionano in una legge. Ma è un modo di approcciare la norma che io ho sempre rifiutato. Perché io credo che le leggi, quando sono nuove, sono sempre un'occasione. E questa legge sulla città metropolitana è sicuramente un'occasione per scrivere delle regole di condotta nuove e che siano effettivamente rispondenti alle esigenze del territorio che cercano di amministrare. Farò subito in questo senso qualche premessa. Voi sapete che una delle polemiche che si è fatto recentemente è quella secondo cui questo sistema non sarebbe un sistema che consente un'effettiva rappresentanza democratica, perché il sistema dell'elezione indiretta
non consentirebbe di avere quell'espressione diretta delle comunità amministrate che invece è tradizionale negli organi che appunto invece hanno l'elezione diretta, il comune, la vecchia provincia, la regione e così via. Questo assunto è in parte vero, ma in parte può avere delle correzioni, e qui stasera probabilmente siamo qui anche per questo, per sentire il mondo delle associazioni, che sono importanti. Primo, questo nuovo soggetto territoriale ha un grado di rappresentatività maggiore di quanto non abbia avuto in passato la provincia di Napoli. Questo perché? Perché per la prima volta viene costruito nell'ambito del sistema un organo, la Conferenza Metropolitana, che rappresenta tutti i territori. In passato questo non c'era, perché in passato il sistema elettorale faceva sì che interi territori fossero non rappresentati o, come era inevitabile che sì, che fosse, rappresentati solo parzialmente da quella parte politica che vinceva il collegio. Quindi qui già abbiamo un sistema che è un sistema che consente la rappresentanza di tutti gli interessi presenti sul territorio. Se a questo dovessimo aggiungere, come nelle proposte che in qualche modo cercheremo di fare stasera, dovessimo aggiungere un meccanismo che consente anche forme di rappresentanza diretta degli interessi, associazioni, enti, il soggetto privato, imprese, sindacati e così via, noi stiamo, è immediatamente percepibile, costruendo un sistema che è radicalmente migliore rispetto al sistema precedente. Detto questo, perché dico queste cose? Perché per la prima volta noi abbiamo, probabilmente Massimo Severo Giannini, uno dei padri del diritto amministrativo italiano, ne sarebbe assolutamente soddisfatto di questo risultato, abbiamo per la prima volta la possibilità di scrivere un testo che regola la vita di un'amministrazione territoriale in maniera veramente ampia. Stavo per dire libera, evidentemente questo non è possibile perché comunque abbiamo la cornice della legge, ma sicuramente lo statuto della città metropolitana di Napoli, come anche gli altri statuti delle altre città metropolitane, hanno una marcia in più, possono scrivere meglio e di più di quanto non si sia fatto in passato, né con gli statuti comunali e neppure, udite, con gli statuti regionali. Detto questo, anche qui vorrei fare una premessa, non per essere un poco, di parte partenopea. Nel senso cioè che io ho visto anche gli statuti delle altre città metropolitane, voi come sapete tutte le città metropolitane hanno approvato il loro statuto, salvo la città di Napoli e salvo quella di Torino, ma devo dire che mai come in questo caso la fretta è stata una cattiva, se non in alcuni casi pessima consigliera. Poiché il passaggio era particolarmente importante e fondamentale, aver fatto presto, in realtà ha prodotto degli statuti che sono per molti versi molto deludenti rispetto alle aspettative che pure ci potrebbero essere nello statuto. Degli statuti cioè che si limitano a riprodurre vecchi, ne dirò uno su tutti, sulla partecipazione. Lo statuto della città di Napoli riproduce quel meccanismo del difensore civico che non credo che negli ultimi anni sia stato particolarmente un modo per determinare la possibilità di una partecipazione degli interessi diffusi sul territorio. Quindi, di conseguenza, io credo che il fatto che la città metropolitana di Napoli e la città di Torino, non a caso Torino, il sindaco di Torino, il presidente dell'ANCI, che ci stiano mettendo qualche tempo in più, non credo che questo sia un dato negativo, anzi tutt'altro, credo che sia un dato positivo, perché la partecipazione anche attraverso queste forme di auditing che sta utilizzando il sindaco sono state particolarmente utili. Quindi io credo che qui noi abbiamo tutta la possibilità di scrivere qualcosa di nuovo e di diverso. Un'ultimissima osservazione, ripeto qualche proposta tra un attimo. Un'ultima osservazione, cerchiamo di evitare negli statuti le mere affermazioni di principio, perché di mere affermazioni di principio in questo Paese credo che ne abbiamo le tasche piene,
quando, a queste mere affermazioni di principio, quando poi non corrispondono comportamenti reali e un'organizzazione del potere politico e amministrativo confacente a quei principi, restano qualcosa così da leggere, un bel testo pseudo-giuridico che in realtà non fotografa nulla. Dico questo perché in quasi tutti gli statuti si legge il privilegio della trasparenza, della tutela di genere, della democrazia, della partecipazione, e che più ne ha più ne metta. In un grande carro in cui c'è tutto dentro, ma in realtà tutte queste affermazioni sono spesso affermazioni di cartapesta. Io farò qualche osservazione, ripeto, molto rapida, perché poi siamo qui per sentire, però per dire come potrebbe essere invece un approccio in cui non si ci limita soltanto all'affermazione di principio, ma si pratica la trasparenza, la democrazia, la partecipazione. Prenderò 4-5 punti. Il primo, la trasparenza. Io faccio una premessa, voi come sapete tutti, insomma, la trasparenza, comunque le leggi sulla partecipazione sono disciplinate da questa legge che ormai conosciamo tutti, che è la 241 del 90. Purtuttavia, però, pochi arrivano e pochi sanno che in realtà la 241 del 90 non si applica del tutto agli enti locali, o meglio, nella 241 del 90 c'è scritto esplicitamente che la norma viene applicata salvo i poteri degli enti locali. Che cosa significa tutto questo? Significa che la 241 costituisce il minimum, ma non è necessariamente il massimo di quello che si può fare in tema di trasparenza. E allora anche qui una proposta. La prenderò apparentemente da lontano, ma vedrete che non è un approccio da lontano. Quando si fanno le statistiche sul livello di corruzione nella pubblica amministrazione, al primo posto noi troviamo, cioè al primo posto positivo, noi siamo 69esimi, al primo posto c'è la Danimarca, che ha un tasso di corruzione che è più basso dell'1% rispetto a quello. Allora la curiosità è stata quella di andare a vedere ma come funziona il sistema, perché com'è possibile che da noi siamo 69esimi e loro sono primi con questo tasso così basso. E in realtà, questo se ne parlava anche con il presidente Cantone, il meccanismo è molto semplice, cioè in Danimarca in qualsiasi cittadino danese prende un computer e può aprire qualsiasi atto di qualsiasi amministrazione, anche atti preparatori dell'amministrazione, del procedimento, cioè ha la possibilità di costruire passo per passo, dovunque sia, tutta l'attività amministrativa dell'amministrazione danese. Questo ha consentito di avere un controllo non solo delle associazioni, ma un controllo diffuso di cittadini, di imprese, di sindacati, che ha reso praticamente assolutamente episodico la possibilità di avere questi rapporti spesso grigi che si creano tra imprese, amministrazione, titolari di poteri di gestione e così via. E allora, prima proposta, ma perché noi nello statuto non prevediamo una regola di questo tipo? Ripeto, regola che certamente sarà un problema per i dirigenti e sarà un problema per quelli che poi concretamente opereranno in queste cose, ma rende assolutamente trasparente l'intero processo formativo della volontà. Questa è una regola che noi possiamo prevedere, ripeto, direttamente nello statuto, e secondo me se questa regola dovesse essere nello statuto potrebbe consentire a voi che siete qua, a qualsiasi cittadino del territorio metropolitano, di guardare per la prima volta dentro l'amministrazione e capire come effettivamente funziona l'amministrazione. Io devo dire che in uno di questi passaggi che fu fatto in uno di questi decreti legge che salva qui, salva l'acqua, salviamo mezzo mondo e poi alla fine salviamo poco, c'era addirittura un passaggio di questo tipo, perché si diceva in uno di questi decreti che ogni tipo di rapporto che si creava con
con i soggetti che sarebbero stati poi destinatari del provvedimento, doveva essere formalizzato. Cioè diceva sostanzialmente, tu dirigente puoi ricevere chi vuoi, ma quando ricevi quel chi vuoi devi mettere su internet che hai ricevuto e devi avere un registro dove dici io ho ricevuto questo, quest'altro e questo. Ora questa che sembrava una vera novità nell'amministrazione è sparita nella legge di conversione. Da una parte e dall'altra, sia le lobby nascoste l'hanno fatta sparire, sia l'amministrazione nella sua versione più tradizionale ha ritenuto che questo non dovesse essere nella legge di conversione. Nulla esclude che noi, se ci crediamo, possiamo introdurla nello statuto. Possiamo cioè prevedere un sistema che non è quello della mera trasparenza come principio, come scritto per esempio nello Statuto di Milano, in quello di Roma, in quello di Bologna e chi più ne ha più ne metta, ma che pratichi concretamente la trasparenza. Certo, ci saranno problemi di tutelare alcuni dati, ma in realtà i dati effettivamente sensibili sono pochi e comunque si può tenere con un rapporto con l'autorità garante della privacy, come dir si voglia, si può tener conto di questa situazione, ma l'obiettivo finale deve essere quello che alla fine del processo, io del procedimento amministrativo, io metto in rete tutto quello che è successo nel corso della procedura, senza richieste di accesso, senza dimostrazione dell'interesse al ricorso, tutti cioè quegli ammennicoli che oggi vengono utilizzati per rendere opaca la decisione amministrativa. Seconda annotazione. Beh, insomma, noi abbiamo soltanto in uno degli statuti si parla di questo approccio, perché noi viviamo in un mondo in cui pensiamo ancora che la roba sia fatta di carta, mentre invece il mondo dell'oggi è il mondo della comunicazione telematica. Bene, ma perché non scrivere in uno statuto una forma di cittadinanza digitale? Cioè scrivere che la città metropolitana costruisce un sistema che è idoneo a stabilire sull'intero territorio della città metropolitana una base telematica che consente a tutti di accedere ad internet e consente a tutti di avere un'interlocuzione continua con quello che è la gestione del potere amministrativo. Anche questo ci vuole semplicemente un po' di fantasia e un po' di voglia di capire che l'amministrazione deve cambiare esattamente come sta cambiando la società e come di fatto già è cambiata la società. A questo punto tutti i sistemi che cercano in qualche modo di avere procedure di auditing, procedure di rapporti, potrebbero essere rapidamente risolti da un sistema che fa della rete l'elemento di ascolto fondamentale. Questo non significa, questo sia chiaro, non deve essere una rete chiusa, né una rete che non debba essere controllata, perché ci sono fenomeni di partiti politici che voi sapete benissimo vivono sulla rete e pur tuttavia c'è un'estrema opaca, c'è un'estrema opacità della rete, cioè addirittura la rete è più opaca di quando non sia un meccanismo. Ora, se un soggetto pubblico, quale la città di Napoli, può gestire questi fenomeni, ma perché non mettere nello statuto, relativamente alla fase della partecipazione, un'ipotesi di questo tipo, che consentirebbe un dialogo, anche sotto questo profilo, molto forte, molto continuo, molto ampio con la popolazione amministrata. Ancora, guardate, io lo dicevo prima, il meccanismo della città metropolitana, dello statuto della città metropolitana, è completamente diverso rispetto agli statuti precedenti. Nulla esclude, per esempio, di trovare, poi magari ce ne parlerà dopo anche Bruno Discepolo, nulla esclude di costruire nell'ambito del sistema camere di compensazione, luoghi in cui si manifesta l'interesse locale, e cioè dei meccanismi di partecipazione al procedimento in cui obbligatoriamente debbano essere sentite le associazioni, i soggetti che rappresentano la realtà locale. Certo, questo, sia chiaro, non deve significare né un appesantimento del processo,
né un modo per evitare la decisione, perché poi alla fine ci devono essere comunque strumenti che consentano alla fine del procedimento, che consentono di tirare le fila e di arrivare poi a una determinazione finale. Ancora, il principio di sussidiarietà. Anche questo voi lo trovate in tutti gli statuti, non c'è uno statuto tra quelli approvati in cui non si parla di sussidiarietà verticale e di sussidiarietà orizzontale. Ma che significa sussidiarietà orizzontale? E soprattutto, forse questo mi sta più a cuore, ne sono più, diciamo, professionalmente consapevole, soprattutto che significa sussidiarietà verticale, cioè i rapporti con la Regione, quali sono? Non si può stabilire un meccanismo, in cui lo dicevo già l'altra volta, in cui la legge regionale che è attualmente in discussione davanti al Consiglio non dice quali sono le attività che si vogliono trasferire alle città metropolitane o alle nuove province, ma l'unica cosa che dice sono quali sono le norme, quali sono le competenze che si vuole prendere dalla città metropolitana e dalle nuove province. Questo è un meccanismo che va messo nello statuto, perché lo statuto deve avere come focus, come obiettivo principale, quello di una sussidiarietà verticale vera, in cui l'amministrazione si fa nei livelli di competenza e nei livelli di servizi. È impensabile che l'amministrazione regionale, per esempio, pianifichi il sistema dei trasporti, cosa che ha fatto, dimenticandosi totalmente di quello che è il trasporto locale. Questo è qualcosa che è fuori da qualsiasi filosofia ed è fuori financo dal meccanismo della città metropolitana. Sussidiarietà orizzontale. Anche questo cosa significa sussidiarietà orizzontale? Ancora una volta non c'è uno statuto che non parla di sussidiarietà orizzontale. Tutti parlano di sussidiarietà orizzontale. Ma cosa significa la sussidiarietà orizzontale? Le regole dell'azione amministrativa sono regole le quali effettivamente danno spazio a quello che è il soggetto privato, che non dico supplisce, ma sostituisce per Costituzione, oramai per Costituzione, l'intervento dell'amministrazione centrale. Perché non scrivere un sistema delle garanzie che sotto il profilo della sussidiarietà tiene conto e stabilisce un limite per quella verticale e invece un ampio sviluppo di quello orizzontale? Ma questo va scritto con regole concrete, non soltanto come principi. Vengo alle ultime battute. Certo, in questo sistema ci stanno anche gli istituti tradizionali, il referendum, le cosiddette petizioni, ma tutto questo potrebbe funzionare nella logica in cui, come posso dire, noi avessimo un sistema, dicevo prima, il sistema digitale, un sistema di trasparenza, che effettivamente rende effettiva questa attività di stimolo e stabilisca, perché no, nello statuto meccanismi tali per cui non come posso dire, occorre che, ricorrendo a certe condizioni, l'amministrazione deve provvedere su quelle che sono. Oggi sapete, la petizione si fa, ma tutto questo poi non corrisponde assolutamente a nulla. Ultimo grande tema, però su questo io devo dire che non ho sentito manco neppure Mimmo Tuccillo, quindi me ne assumo assolutamente la responsabilità. Ma insomma, qua si fa un gran parlare di statuto. Si fa anche un gran parlare di statuto che deve prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano. Tema su cui io non mi strapperei personalmente le vesti, ma so che c'è un generale consenso, e difatti negli statuti delle altre città metropolitane c'è questo obiettivo. Ma perché, scusate, in questo caso non mettere che se si fa una scelta del genere il referendum riguardi anche lo statuto? E questa non può non essere una scelta consapevole della comunità amministrata. Perché è questo meccanismo esistito, per esempio, per gli statuti regionali quando si è trattato di scegliere la forma di governo. Perché quando si è trattato di scegliere la forma di governo, qualora si fosse scelta una forma di governo che non era quella dell'elezione diretta, era obbligatorio il referendum, cosa che fu fatto peraltro in Veneto, dove provarono a fare un meccanismo in cui c'era l'elezione non diretta e il referendum sconfessò quella scelta. Allora, che cosa voglio dire e concludo?
Io credo che, ripeto, chiudo con quello che stavo dicendo, dovremmo evitare di fare uno statuto di principi e solo di principi. Dovremmo cercare di fare uno statuto in cui ci sono dei principi praticati, dei principi che hanno poi degli strumenti operativi che consentono poi di rendere questi principi qualcosa di effettivo e di reale. Io credo che noi anche per questo siamo qui stasera, e per capire quali sono le osservazioni e i suggerimenti che possono venire da un mondo come tanto importante quanto quello delle associazioni. Grazie. Grazie. Grazie al professor Ferdinando Pinto, anche perché la sua relazione è stata una relazione, diciamo, non scontata, non ha offerto degli spunti, ha lanciato delle provocazioni e nello stile un poco che ci siamo dati, proprio perché ci interessa capire fino in fondo qual è la risposta e qual è la... quali sono gli stimoli che possono venire appunto dalla platea in relazione alle questioni che via via si vanno svolgendo ed esaminando. Devo dire anche, in attesa che rientri discepolo che si è allontanato un attimo, che questo ritardo che è stato accumulato qua da noi, perché come sapete altrove le cose sono andate in modo molto più spedito, in alcune realtà lo statuto è stato anche non solo analizzato, discusso, ma anche approvato, alla fine insomma può rivelarsi anche un'opportunità, perché la possibilità di riflettere su quella modalità che appunto è stata utilizzata altrove, sul fatto che spesso si è immaginato che lo statuto fosse, come spesso accade, questo è un tema che anche veniva richiamato in uno di questi nostri incontri dal professor Cocozza, che pure ha partecipato a questa nostra discussione, richiamando appunto una pronuncia della Corte Costituzionale, se non mi sbaglio, Ferdinando, a proposito degli statuti regionali o dello statuto della Regione Campania, dove si in qualche modo si registrava l'irrilevanza dal punto di vista della effettività della norma, e quindi diciamo anche una non necessità di pronunciarsi in particolare proprio in relazione a questo, proprio perché si trattava più che di norme, di principi generali, e quindi in quanto tali non erano nemmeno soggetti a una valutazione della Corte. Lo sforzo che noi vorremmo cercare di fare, ce lo siamo detti dal primo momento, anche con i componenti della, con tutti i componenti della Commissione, con Elena Coccia, con Mimmo Marrazzo, Luca Mascolo, il vicepresidente Avitabile e tanti altri che Ciro Sarno, che vedo qui presenti, che hanno concorso e stanno, diciamo, partecipando a questa nostra discussione. Il tema che ci siamo posti, dicevo, è stato quello sin dal primo momento di cercare di redigere uno statuto che avesse efficacia sul piano operativo, sul piano proprio della effettività, piuttosto che fosse appunto una apprezzabile o lodevole declamazione di principi generali. E quindi lo sforzo che stiamo cercando di compiere va proprio in questa direzione. In questo senso, dicevo appunto, in qualche modo anche un'opportunità, il fatto, o per meglio dire, cercare di trasformare questo ritardo che si è accumulato per ragioni varie, sulle quali ovviamente non ci soffermiamo, ma cercare di trasformare questo ritardo in una opportunità, perché proprio attraverso una disamina degli altri statuti, guardando, leggendo, vedendo, osservando e rimarcando i limiti delle operazioni che sono state fatte altrove, ci siamo posti il problema di come fare tesoro di queste insufficienze e cercare invece di elaborare e di mettere
all'attenzione e all'approvazione un prodotto di carattere normativo, regolamentare, che invece avesse, diciamo, la possibilità di superare quelle insufficienze e di tradursi in qualche cosa di effettivo e di efficace. Ecco, questo è lo sforzo che noi stiamo cercando di compiere, cercando di approcciare poi il problema dai punti di vista più disparati possibili. Bruno Discepolo è rientrato e quindi gli cedo volentieri la parola. Apre. È già aperto? Sì. Grazie Presidente, grazie naturalmente per avermi dato l'occasione di partecipare a questa interessante riflessione che si sta svolgendo già da 3 settimane, una riflessione che sembrerebbe abbastanza circoscritta, se così vogliamo dire, alla questione della redazione dello Statuto, ma che evidentemente, se è vissuta, interpretata come nei fatti lo si sta facendo, come un'occasione per passare da quella che potrebbe sembrare la semplice scrittura di una regolamentazione del modo di funzionare domani di questo nuovo ente, in una dimensione, come è stata già chiarita anche negli altri interventi delle altre settimane, una dimensione più conformativa. Ecco, allora, diciamo, questa riflessione sulla normativa statutaria ci dà l'occasione per parlare più in generale oggi il tema di che cos'è la città metropolitana, soprattutto richiamando anche alcune cose che venivano già dette, ma ancora ritornava Mimmo Tuccillo pure sul tema, cioè di come noi riusciamo eventualmente a dare, attraverso un'ipotesi di scrittura del nostro statuto, delle risposte a quelle che sono delle domande che vengono dai territori e dalle comunità. Ancora di più, si diceva, a far emergere forse le esigenze di cui appunto le domande rappresentano in qualche modo la traduzione. Ancora, di dare risposte a quelle domande alle quali non riusciamo con gli strumenti attuali forse a corrispondere in senso positivo. Insomma, in altre parole, io direi che è un po' il tema dentro il quale noi iscriviamo questa nostra riflessione, è quello di quale statuto per quale città metropolitana. Ecco, allora, da questo punto di vista, non essendo peraltro io competente sulle questioni più specifiche della scrittura tecnica anche del documento, provo soprattutto a portare un contributo velocemente di riflessione intorno a quale città metropolitana forse oggi noi possiamo avere in mente o immaginiamo che si debba costruire, in particolare nella nostra realtà territoriale. E non sembri paradossale, partirei direttamente dal dire sicuramente quella che secondo me non è la città metropolitana che noi dobbiamo immaginare, vorrei partire in negativo. Cioè, noi non abbiamo bisogno oggi, in particolare a Napoli, nel territorio metropolitano napoletano, di un ente territoriale di area vasta che, pure mutata la sua denominazione da provincia a città metropolitana, nei fatti ne riproduca un po' il funzionamento, i limiti che ben conosciamo, quello che in sostanza è stata la provincia di Napoli. È del tutto evidente, sembra retorico dirlo, ma forse è importante riaffermarlo: non siamo in un processo così complesso e così articolato in qualche modo per riprodurre sotto nuove spoglie la sostanza di quello che era già l'ente che abbiamo soppresso. Soprattutto non abbiamo bisogno di un organismo che rischi di lasciare inalterati equilibri storici consolidati, ovvero squilibri che abbiamo conosciuto da molto tempo, da alcuni secoli, e che ancora da ultimi si traducono nello squilibrio, diciamo, esistente tra il comune capoluogo, una città con quasi 1 milione di abitanti,
e altri 91 comuni che costituiscono la platea, diciamo, nell'identificazione che ha fatto la legge, quelli della provincia di Napoli come la futura base territoriale della città metropolitana, cioè comuni peraltro nella loro variegata differenziazione, passiamo da città come Giugliano da oltre 100.000 abitanti al più piccolo, a Liveri, che conta poco più di 1.500 abitanti. Ora, in vari interventi è stato, ma soprattutto un po' nel dibattito, nel discorso pubblico che da un po' contraddistingue la discussione intorno alla città metropolitana, è stata più volte ripetutamente ricordato come noi ci troviamo in effetti di fronte ad una situazione di questo genere. Abbiamo una legge che istituisce in teoria 10 città metropolitane, abbiamo una realtà territoriale che riguarda fondamentalmente da un lato tre vere grandi città metropolitane che possono assurgere a questa reale dimensione, che sono Roma, Milano e Napoli, e che potrebbero in qualche modo svolgere positivamente un ruolo e contribuire a in parte superare quella questione urbana che probabilmente da un po' di tempo contraddistingue anche la condizione specifica italiana all'interno di un contesto più grande, continentale e globale. Ora, di queste, Roma ha un'ulteriore sua specificità, quella di essere la città capitale, con una serie di problemi e di questioni che la riguardano in una maniera abbastanza unica, e poi abbiamo Milano e Napoli che invece sono due situazioni abbastanza omogenee da questo punto di vista e sono anche rapportabili e raffrontabili. Napoli ha la provincia di Napoli è una provincia molto ristretta dal punto di vista della superficie del territorio interessato, circa 1170 km quadrati sui quali vivono 3 milioni di abitanti, una densità media di circa 2.600 abitanti per chilometro quadrato, che è naturalmente la media di valori molto distanti tra loro, che raggiungono punte molto alte tra gli 8.000 del capoluogo e gli oltre 10-12.000 di alcuni comuni della fascia costiera est della città. Un'alta densità che in passato è stato il motivo per un dibattito, io credo anche alla fine molto sterile, in cui sembrava che l'unico problema ed obiettivo fosse quello di cacciare la popolazione da questi territori, e che forse oggi in una revisione anche della letteratura, del sapere scientifico in qualche modo che si misura con queste questioni, pone correttamente i termini della densificazione come elementi positivi che non a caso oggi costituiscono un elemento di forza di questo territorio. In ogni caso, una realtà come è stata definita, una sorta di conurbazione, quella che riguarda Napoli, che ha caratteri specifici e originari, nei quali una trentina di comuni della prima e della seconda fascia sono dentro uno spazio unitario, distante a volte da soli 7 al massimo di 30 chilometri, e tale che fanno dire che esiste una città de facto in cui molti di questi comuni hanno più la dimensione di essere quartieri di una nuova Napoli piuttosto che comuni confinanti. Ora, quanto questa sia una condizione specifica di Napoli è diversa, basti pensare a raffrontarla anche con pochissimi numeri, ad esempio di Torino, che pure viene riconosciuta come una possibile reale città metropolitana italiana. Ecco, pensate, Torino ha una superficie molto più estesa, oltre 6.000 km quadrati, di cui però il 50% è territorio montano. Ha una popolazione di 900.000 abitanti, il capoluogo più o meno come Napoli, ma un po' meno, 2.250.000 la provincia, che è costituita da 315 comuni, dei quali oltre 250 hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ben 114 inferiore a 1.000 abitanti. Molti di questi comuni distano oltre 100 km dal capoluogo.
Ecco, diciamo, anche solo questi brevissimi dati vi danno la dimensione di come la realtà di Torino sia molto lontana da una realtà quale quella napoletana, che costituisce in nuce già una città metropolitana, ma di cui evidentemente sono altre le caratteristiche e le criticità. Il territorio napoletano ha conosciuto in questi decenni problemi che credo siano abbastanza noti a tutti, ma che in qualche modo hanno accentuato un fenomeno di declino sostanziale della nostra città e del nostro territorio, e per i quali oggi registriamo a circa 30 anni di distanza una perdita di oltre 250.000 abitanti della sola città di Napoli. Cioè, in quest'arco di tempo Napoli ha perso un quinto della sua popolazione, anche altre città importanti italiane hanno conosciuto in certi anni dei cali demografici, ma poi hanno arrestato questo calo e addirittura hanno invertito la rotta. Napoli continua incessantemente in questa emorragia demografica. E il dato ancora più drammatico è che non è più realistica quella sorta di alibi che la popolazione napoletana si perdeva perché contemporaneamente ne assorbiva una quota di popolazione la provincia, i comuni della prima o della seconda fascia. Dal 2005 anche la provincia di Napoli perde popolazione in maniera significativa. Naturalmente non è solo un dato quantitativo, cambia la struttura sociale, cambiano all'interno, diciamo, tutte le dinamiche. Perdiamo giovani, lo sappiamo, stiamo perdendo quello che si chiama il capitale umano, di conseguenza la popolazione invecchia. Contemporaneamente abbiamo due fenomeni: da un lato diminuiscono quelli che sono produttori di ricchezza, diminuisce il PIL urbano, anche se non è una categoria molto studiata, ma questo è in sostanza, e nell'invecchiamento della popolazione aumentano i costi della sanità, del welfare, diciamo, di sostenere una comunità con queste caratteristiche. E naturalmente quanto questo significhi dal punto di vista delle risorse finanziarie per far funzionare poi la città metropolitana vi è abbastanza, credo, chiaro. Nel momento in cui si vanno esaurendo del tutto i trasferimenti di natura statale e la base della fiscalità locale è l'unica risorsa a cui attingere. In questo circuito un po' perverso abbiamo perso quindi occupati, abbiamo visto chiudere nel tempo centri decisionari, istituzioni importanti, dal Banco di Napoli e altre grandi istituzioni nel nostro territorio. Diminuisce la qualità della vita di coloro che rimangono. È inutile ricordare che tutte le classifiche nazionali e internazionali assegnano Napoli tra le ultime posizioni di tutte le città italiane. Non siamo attrattivi, non lo è il nostro territorio per i capitali e per gli investimenti, non lo è per attrarre quella classe di creativi e di talenti che è una delle grandi leve per la costruzione del futuro e per lo sviluppo di un territorio. Attraiamo molto pochi i turisti anche laddove ci sono i punti di eccellenza e di forza di questa nostra città e di questa nostra provincia. Ecco, tutto questo avviene nel mentre noi siamo consapevoli e coscienti che vi è una competizione a livello globale che sempre di più assegna una centralità alle città, ai sistemi urbani, i quali competono tra di loro in virtù evidentemente della forza che hanno anche di attrattività, e coerentemente con questo costruiscono il loro essere dei nodi di un nuovo sistema di reti e di relazioni che in qualche modo stanno ridefinendo la geografia a livello europeo e mondiale. E da questo punto di vista, quindi, dicevo, di una certa asfitticità la questione urbana italiana, le città italiane sono oggettivamente in difficoltà a competere a livello internazionale laddove grandi città, al contrario, crescono, si sviluppano, potenziano la loro capacità di stare sui mercati internazionali,
E quindi evidentemente, come al contrario, la questione della città metropolitana oggi è un'occasione straordinaria, quella che diceva prima Ferdinando Pinto, anche un'occasione che pur nei limiti evidenziati che tutti conosciamo del modo in cui è stata pensata e scritta questa legge, al contrario, oggi offre uno spazio che può essere colto per andare nella direzione della costruzione delle risposte a queste esigenze, se noi prima di tutto abbiamo riconosciuto quali sono le domande e le esigenze che vengono ai nostri territori. Ecco, allora io credo una prima questione emerge, per le cose che dicevo brevemente, naturalmente solo come titoli, ma che si può intuire, che la questione, se volete, anche della dimensione, della massa critica rispetto alla quale oggi c'è un'esigenza di far crescere la città, evidentemente non in termini di espansione sul territorio, in termini di territorio di influenza in cui la città metropolitana può agire. E la seconda, che vi corrisponde quasi automaticamente, che è la questione della governance di questa dimensione, di questo territorio, che, se volete, è anche la grande questione che poneva con molta efficacia nella volta scorsa il professore Moccia, quando richiamava anche, a partire da una condizione, se volete, semantica, la questione della città metropolitana, che richiama la metropoli come elemento unitario di riferimento, evidentemente, che non è dato dalla sommatoria, ad esempio a Napoli 92 comuni, ma dalla costruzione di uno spazio unitario dentro il quale collocare oggi l'organizzazione e questo nuovo assetto territoriale. Ecco, la governance di questo territorio, che deve significare necessariamente, io credo, forme vincolanti di integrazione dei processi decisionali, quali quelli ai quali purtroppo noi non assistiamo, si pensi per tutto alla drammatica fase che abbiamo vissuto nel nostro territorio della crisi dei rifiuti, quanto ha significativamente, ma se volete anche simbolicamente, rappresentato questa incapacità di governare un problema che era comune a un territorio in maniera unitaria da parte dei vari soggetti, attori e istituzioni. E quindi anche come integrazione istituzionale dei sistemi intercomunali che tradizionalmente da noi non hanno mai avuto grande fortuna, all'interno invece di visioni locali o di localismo che hanno sempre penalizzato questa possibilità di guardare diversamente le cose. Anche qua rapidamente solo un confronto per capirci. Io faccio spesso questo esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Se noi rapportiamo la provincia di Napoli nei suoi dati dimensionali, sono molto simili naturalmente, non perfettamente uguali, a quelli del comune di Roma. Noi abbiamo, dicevo, 1170 chilometri quadrati nella provincia di Napoli a fronte di circa 1280 chilometri quadrati che è il comune di Roma. A Napoli, una popolazione di 3 milioni di abitanti, il comune di Roma quasi 2 milioni e 900 mila, siamo tra i 2 milioni e 800 e i 2 milioni e 900 mila abitanti. Ebbene, in uno spazio che è fisico, sociale, economico, molto simile o rapportabile almeno dal punto di vista dimensionale, qual è la differenza? Che a Roma vi è un sindaco, una giunta e un consiglio comunale che ha competenza per decidere di questo spazio e di questa comunità. Da noi abbiamo, almeno allo stato attuale, 92 sindaci, 92 giunte, 92 consigli comunali, oltre una pletora di ulteriori organismi che a vario livello intervengono. Quanti sono? Qualcuno si è preso la briga di contarla, ha detto che sono qualcosa come un esercito, come 3.000 persone che hanno titolarità, vario titolo, di intervenire nelle questioni del governo del territorio, delle trasformazioni territoriali. E che io credo che noi dobbiamo affermare anche e soprattutto in questa occasione, evidentemente, un modello di funzionamento alternativo a quello che ereditiamo e a quello al quale una visione formalistica, burocratica, di interpretazione dello spazio che la legge assegna allo statuto
e alla nascente città metropolitana potrebbe far pensare come quasi esito obbligato. Noi invece possiamo costruire una visione altra che la legge ci consente, in cui avere un'idea di una grande città metropolitana che può nascere, nel caso di Napoli, all'interno di una diversa dialettica tra centro e periferia, anzi direi in una visione completamente che supera la tradizionale opposizione centro-periferia, per mettere al centro l'idea di nuove centralità del territorio. Questo processo in altri momenti è stato già tentato, ma evidentemente in forme completamente diverse. Negli anni 20 del secolo scorso, durante il fascismo, si è anche immaginato di costruire la Grande Napoli come è stata costruita la Grande Milano e altre città, ma in quel caso il modello era quello della incorporazione dei comuni contermini dentro il grande comune. Evidentemente un modello che non è riproponibile oggi e rispetto al quale noi dobbiamo affermare un principio completamente diverso, quello della costruzione dal basso di nuove forme di aggregazione dei territori che possono costruire questa nuova dimensione della città metropolitana. Questa possibilità è chiaramente contemplata all'interno della legge 56, la quale stabilisce due modelli possibili per le sole tre vere grandi aree metropolitane italiane, Napoli, Roma e Milano, quelle cioè con una popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti. E badate, non è un caso che la legge prevede la coincidenza tra il disegno di una nuova possibile articolazione del territorio e l'elezione diretta del sindaco e del consiglio provinciale. Non è un caso che il legislatore abbia messo in relazione questi due elementi. Ha posto la condizione che perché si giunga a poter prevedere l'elezione a suffragio universale di sindaco e consiglio metropolitano, e che in sede di statuto si pervenga all'individuazione delle zone omogenee, si stabilisca cioè la organizzazione della città metropolitana all'interno delle zone omogenee e contemporaneamente il comune capoluogo definisca zone dotate di autonomia amministrativa. Questi due elementi costituiscono la condizione attraverso la quale sarà possibile prevedere l'elezione diretta del sindaco. Perché? Evidentemente non è una questione, come dire, casuale quella di aver messo in relazione le due cose, perché semplicemente se non si costituiscono le zone omogenee rimane un modello di funzionamento. Il comune capoluogo e i comuni che fanno da corona al comune capoluogo. In questo modello il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco della città metropolitana, perché è riconosciuto un ruolo preminente al comune capoluogo che non viene messo in discussione. Viceversa, la possibilità di avviare un processo che mette in discussione questi equilibri e consente in prospettiva di organizzare l'intero territorio metropolitano all'interno di nuove polarità fa decadere l'idea stessa che ci sia il sindaco del comune capoluogo che ha questa preminenza rispetto a tutti gli altri primi cittadini. Allora, se noi immaginiamo di aderire, come hanno già fatto Milano e Roma, a questa ipotesi, a questa condizione, è evidente che noi iniziamo un percorso che ci può portare molto lontano. Un percorso che evidentemente consente di immaginare questo territorio che comincia a funzionare anche attraverso l'aggregazione e l'individuazione di queste zone dotate da un lato di autonomia amministrativa all'interno del comune capoluogo, dall'altro delle zone omogenee del territorio metropolitano. E nel quale, solo per richiamare
diciamo, la cosa che diceva prima Ferdinando Pinto quando diceva forse dopo Bruno Discepolo ne parlerà, è evidente che anche rispetto alla natura dell'incontro e della discussione che abbiamo stasera con voi, potete immaginare quale importanza possa avere un'organizzazione dal basso che invece di riconoscere semplicemente l'esistenza di 92 comuni e affidare poi alla sommatoria di questi 92 comuni la capacità di governare dei processi alla fine unitari, riconosce invece l'esistenza di alcune zone già dotate di una loro identità che dialogano tra di loro anche in una misura più equilibrata, perché costituiscono delle parti omogenee dell'intero territorio metropolitano. Pensate soltanto al piano strategico, all'importanza del piano strategico che evidentemente viene riconosciuto dalla legge e che può essere costruito con grande difficoltà come momento di mediazione e negoziazione tra il comune capoluogo e gli altri 91 comuni nel caso di Napoli, ovvero un piano strategico che passi attraverso il filtro di 7, 5, 10, 12, poi faremo tutti i ragionamenti su quali sono queste zone omogenee, richiameremo il PTR, il PTCP redatto ma non approvato, ma comunque delle zone che costituiscono già il riconoscimento e l'aggregazione di territori omogenei nel loro spazio fisico, nella loro realtà economica, sociale, nei loro valori identitari, attraverso questi momenti costruisce un momento di sintesi che è la pianificazione strategica e dopo anche il governo di questa città. Naturalmente riuscendo già a far vivere questa situazione all'interno anche dell'erogazione dei servizi, nella distribuzione delle risorse umane, in qualche modo immaginando un percorso che comincia a costruire dal basso questa nuova realtà territoriale. E che io credo, e concludo, che se da questo punto di vista noi superiamo anche una certa concezione che tradizionalmente è legata a queste questioni di cui parliamo stasera, cioè quel carattere un po' di definitività che ogni volta assegniamo a queste questioni urbanistiche della pianificazione, per riconoscere piuttosto un valore processuale a un percorso come questo che deve vedere la nascita di un nuovo organismo come la città metropolitana e che naturalmente non è affidato in una dimensione puramente istituzionale a qualche atto che dalla sera alla mattina successiva ridisegna e stabilisce l'inizio di nuove narrazioni e di nuove storie, ma noi diamo e riconosciamo un valore processuale a questo grande appuntamento che abbiamo di fronte e quindi siamo convinti che possiamo cominciare a costruire un percorso di cui l'atto statutario è il primo momento che deve consentire di individuare questo orizzonte e questo tipo di scenario dentro il quale iscrivere gli atti successivi. Allora io credo che è evidente che possiamo anche andare a immaginare in questo processo anche quella costruzione di quella identità metropolitana che pure è stata richiamata come un elemento fondante e decisivo. E che io vorrei chiudere con una citazione che riprendo da uno studioso che mi sembra sia molto opportunamente intervenuto da ultimo su queste questioni, che è Antonio Calafati, che pure lamentava in qualche modo la mancanza di un pensiero metropolitano che ha accompagnato in questa fase il discorso pubblico sulla nascita delle città metropolitane, ma che in particolare per la questione proprio napoletana affermava questa idea e diceva: un sistema sociale complesso come quello di Napoli deve accettare questa dimensione sperimentale, progressiva, parziale, interattiva del processo di integrazione istituzionale del territorio. L'esperienza europea
evidenzia che la costruzione di un'area metropolitana è un processo di integrazione verso la formazione di un complesso sistema integrato di attori e processi decisionali. E che io credo che se noi aderiamo in qualche modo profondamente a quest'idea di questa processualità, ma abbiamo anche chiari che abbiamo un appuntamento, un momento di inizio di questo percorso, e questo è nell'atto istitutivo della città metropolitana attraverso la scrittura del suo statuto, la definizione fondamentale delle zone omogenee come della nuova dimensione nella quale noi vogliamo iscrivere oggi il futuro della città di Napoli. Grazie. Grazie a Bruno Discepolo per la dotta dissertazione e consentitemi di salutare ancora in sala i consiglieri metropolitani Antonio Borriello e Troncone che sono qui presenti e che seguono con molta attenzione i lavori appunto della Commissione stessa. Ho visto che oltre a rappresentanti del mondo delle associazioni ci sono rappresentanti anche della cultura, di istituzioni culturali, il professore Forte, l'avvocato Marotta, il professor Craveri, il professor Gennaro Biondi che ci sta seguendo dal primo giorno e che quindi Gennaro Nando Morra, quindi vi invito ovviamente a intervenire, ascolteremo con piacere anche diciamo il vostro contributo. Intanto diamo inizio appunto agli interventi, raccomando diciamo la capacità di autolimitazione. Quindi sì. No, c'ho prima, non so se coincide, dunque Grimaldi Giustino del Comitato di Acerra. Prego. Prego. Lei? Ah, Lucio Mano. Prego. Buonasera. Praticamente io sono un rappresentante. Se si accosta un po' più, se funziona. Prego, pronto? Prego. Ci siamo. Allora, buonasera a tutti i presenti. Io sono un rappresentante della difesa del territorio di Acerra. E praticamente il mio intervento è rivolto all'area metropolitana che siamo interessati ultimamente. E c'è stato segnalato da diverse aziende agricole, zootecniche che lavorano su questo territorio che praticamente si vedono tagliati i loro terreni da una strada ferrata, il quale porterebbe diversi disagi sotto l'aspetto economico, logistico e come impatto ambientale. A tale fine, signor Presidente, noi in qualità di comitato chiediamo un incontro con il commissario Elia. Il commissario Elia. Il commissario Elia. Sì, il quale ha il mandato di rivedere questi progetti. È sicuro che si rivolge alla Commissione Statuto? No, noi stiamo parlando dell'area metropolitana. Noi invece dovremmo fare lo statuto. Ho capito, però... Va bene, prego, completo. In qualità di comitato per la difesa del territorio io volevo parlare di questo problema. Non è colpa mia se il microfono... Cioè, non so. Perché mi sembra che non fanno molto contatto. Allora, le stavo dicendo, signor Presidente, queste aziende si vedono tagliate a metà da una strada ferrata che porterebbe dei disagi a livello economico, come impatto ambientale
anche come logistica. Tengo a precisare che queste aziende agricole operano da decenni sul territorio e rappresentano, oltre a rappresentare una realtà economica, rappresentano anche delle sentinelle del territorio. Come ho detto prima, avevamo un incontro con il commissario Elia, il quale ha il mandato di rivedere questi progetti. E noi in qualità di comitato ci affianchiamo con i nostri tecnici e esperti del settore. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Allora, Esposito Anna Maria, Rete Campana per la civiltà del sole e della biodiversità. È presente? Sì. Prego. Salve, rappresento l'associazione Rete Campana della Civiltà del Sole e della Biodiversità. Diamo il nostro contributo e vado a leggerlo per essere anche più con i tempi più stretta. Allora, noi esprimiamo in primo luogo questa è rivolta al sindaco della città, al presidente della commissione e ai componenti del consiglio della città metropolitana. Illustrissimo sindaco metropolitano, presidente della commissione e consiglieri metropolitani, con questa nota esprimiamo in primo luogo a tutti il nostro sincero auguri di buon lavoro per il delicato compito che vi è stato assegnato con l'elezione del consiglio metropolitano di Napoli. La nostra rete associativa che da quasi due anni collega realtà ambientaliste, consumistiche e civiche si pone prioritariamente l'obiettivo dell'attuazione della legge regionale numero 1 del 2013, cultura e diffusione dell'energia solare in Campania, di cui esse sono state insieme promotrici realizzando concretamente e con successo il principio della partecipazione diretta dei cittadini spesso auspicato ma mai praticato. Come rete impegnata in tal senso, pertanto riteniamo doveroso accogliere l'invito a dare un contributo non formale ma sostanziale per la realizzazione di questa nuova importante istituzione. Giudichiamo infatti positivo che tale ente si confronti con le parti sociali per raccogliere ogni contributo utile alla determinazione del processo statutario. Ed intendiamo quindi esprimere le nostre indicazioni nel merito. Crediamo infatti indispensabile conferire alla nostra città metropolitana, proprio perché istituita, a nostro avviso, in modo burocratico e poco partecipato, un valido strumento costitutivo fondato su tre principi chiari, fondati su principi chiari e forti. Noi della Rete della Civiltà del Sole auspichiamo uno statuto metropolitano fra i cui valori fondanti siano esplicitamente espressi la scelta del sole come primaria fonte di energia per ogni sua attività civile e produttiva, come sancito dall'articolo 1 della legge regionale numero 1 2013, la tutela della natura e della biodiversità, la salvaguardia dei valori storico-culturali dell'intera area metropolitana, coniugando la difesa dell'identità con quella della diversità culturale, l'affermazione, tutela e promozione del bene comune, riferito sia ai cittadini sia alle altre forme viventi, animali e vegetali, laddove si tratta di risorse basilari e preziosi come l'acqua, il suolo, il sottosuolo e l'atmosfera. La scelta di un modello ecosostenibile sul piano non solo energetico ma anche produttivo, il perseguimento in modo concreto e tangibile i valori irrinunciabili quale la pace, la solidarietà e la partecipazione diretta dei cittadini. Questa affermazione di principi statutari, a nostro avviso, dovrebbe indurre il Consiglio Metropolitano di Napoli ad adottare questi provvedimenti conseguenziali. Piani urbanistici territoriali con particolare riferimento
ai rischi derivanti dalla natura sismica e vulcanica del territorio provinciale e dall'assoluta necessità di arrestare nuove cementificazioni ed ulteriori irreversibili violazioni degli equilibri naturali, a partire da quelli idrogeologici. Piani energetici solari su scala metropolitana ed intercomunale per restituire un ruolo chiave alle amministrazioni locali in vista di una conversione ecologica del modello energetico e di un decentramento previsto dalla legge regionale numero 1/2013 su cultura e diffusione dell'energia solare in Campania, in vigore ma gravemente disattesa. Blocco di ogni ipotesi di attività estrattiva a terra come nelle acque del Golfo di Napoli per non danneggiare ulteriormente il sottosuolo, l'ambiente naturale e la sua preziosissima biodiversità. Napoli città metropolitana zero rifiuti, fondando l'intero ciclo dei rifiuti sul riciclaggio oltre che sul risparmio e riuso delle materie prime. Denuclearizzazione dell'area costiera a partire da quello dei porti a rischio nucleare di Napoli e Castellammare di Stabia. Modello policentrico di metropoli, eliminando intollerabili squilibri socio-economici fra centro e periferie e valorizzando le risorse ambientali, storiche e socio-culturali delle parti che ne compongono il territorio. Suddivisione dell'area metropolitana di Napoli in unità intermedie omogenee, agevolando un effettivo decentramento amministrativo. Strumenti di reale partecipazione popolare, referendum consultivi, attivazioni di consulte tematiche, incentivazioni di forme di aggregazione volontaria, ad esempio per compiti di protezione civile e vigilanza ambientale. La rete chiede al sindaco della città metropolitana che assuma una specifica delega ambiente ed energia che garantisca la reale assunzione dei temi ambientali ed energetici come elementi centrali per uno sviluppo ecosostenibile del territorio metropolitano, in grado di assicurare un nuovo paradigma di sviluppo della città metropolitana fondato su autonomia energetica e tutela ambientale del territorio. L'inserimento di almeno un rappresentante del terzo settore nel Consiglio della città metropolitana. Il suffragio universale come metodo dell'elezione diretta della città metropolitana. Ringraziamo per l'opportunità che ci è stata offerta di fornire il nostro contributo alla redazione dello Statuto della città metropolitana di Napoli e confidiamo che i principi e i suggerimenti forniti saranno presi in considerazione e fatti propri dalla Commissione ad hoc e dai consiglieri che approveranno il documento fondamentale di questa nuova amministrazione. Grazie. Grazie. Io adesso do la parola al professor Gennaro Biondi che aveva chiesto di intervenire, che ci aiuterà, spero, anche a riportare un poco il discorso sul piano dello statuto, che è quello che più ci interessa. Sì, dunque, no, io tenterò di fare qualche proposta concreta sullo statuto e non mi soffermo sul peccato originario, perché sono contrario alla definizione dell'area metropolitana come è stata disegnata, ma la legge c'è, pigliamone atto e vediamo di andare avanti. Mi è piaciuto molto l'intervento prima dal punto di vista giuridico, cioè quando ci hai parlato del significato dello statuto. Io anch'io sono convinto che deve essere regolatore, perché scrivere i principi li può scrivere chiunque, posso scrivere la cosa più bella del mondo, ma mettiamoci sul piano regolatore. Quindi che cosa voglio dire? Voglio partire da un elemento fondamentale. L'articolo 2 della legge del Rio prevede tre cose: cura dello sviluppo strategico del territorio, 2 forme di organizzazione sovracomunali, 3 definizione di zone omogenee. Sottolineo questi tre aspetti perché parliamo molto dell'aspetto giuridico istituzionale, ma dello sviluppo economico mi pare che non ancora abbiamo affrontato l'argomento nella sua essenzialità. Io credo che al centro del nostro ragionamento dobbiamo mettere la definizione del piano strategico e infatti anche l'articolo 22 della legge dice che per avere il suffragio universale ci vogliono 2 condizioni: la disarticolazione dei comuni in organizzazione di aree, cioè prevede l'organizzazione delle aree omogenee ed eventualmente la disarticolazione in comuni del comune capoluogo.
E allora, se mettiamo questi due articoli al centro della nostra riflessione, vediamo che dal punto di vista economico e dello sviluppo dell'area è fondamentale e deve essere, a mio avviso, contestuale la definizione del piano strategico, così come è prevista negli statuti delle città più avanzate d'Europa. Barcellona, all'articolo primo, parla dello sviluppo economico, Londra parla dello sviluppo economico e Parigi sta disegnando in questi giorni la definizione della nuova area metropolitana basata sulla regolamentazione, sulla capacità di pilotare i processi economici e sociali della Grande Parigi. E allora vengo immediatamente ai suggerimenti che poi ricavo, guarda caso, più di uno dalla legge del 90, della 142, la quale parlava già di sviluppo policentrico ed organizzazione a rete delle aree metropolitane. Ebbi il piacere di lavorare a quella legge per la Fondazione Agnelli. Quali sono i suggerimenti allora? Molto rapidamente. Prima, mettere nello statuto la contestualità del piano strategico. E su questo vorrei spendere una parola. Noi siamo abituati, quando parliamo di piani strategici, di dare un termine di 3 anni, perché coincide con l'organizzazione, diciamo, delle amministrazioni comunali, eccetera. Io credo, come ha fatto Parigi, come ha fatto Lyon, come ha fatto Berlino, di parlare di un piano strategico pluriennale, cioè che dia la visione di una realtà di 3-4 milioni di abitanti perlomeno a 5 anni o a 10 anni, e come sta facendo in questo periodo Lyon, l'ho guardato proprio ieri, che è segmentato dal punto di vista della gestione in 3 anni, cioè come i sindaci in particolare sanno che funzionano i bilanci. Quindi, primo suggerimento, contestualità del piano strategico pluriennale. Secondo, parere vincolante della conferenza dei sindaci sul piano strategico. Anche questo lo deduco, lo ricavo da alcuni statuti in via di formazione già approvati all'estero. Terzo, definizione delle aree omogenee sul modello, io dico, della Gran Paris, che andrà in vigore, come sapete, nel 2016. Cioè hanno articolato il territorio, lo stanno definendo, su unità territoriali di 300.000 abitanti e non oltre, con consigli eletti dalle popolazioni locali e i cui delegati diventano automaticamente i vicepresidenti del Consiglio metropolitano. Cioè, da qua deduco una cosa molto semplice da consigliare. Cioè, il sindaco avrà tutto il potere decisionale, in pratica, nell'area metropolitana. Però può dare delle deleghe. In genere le deleghe si danno per tema. Cioè, diciamo, l'assessore alla cultura, cioè, io credo di poter suggerire con forza, sulla base di alcune esperienze, che le deleghe dovrebbero essere date per territorio. Cioè, ogni area omogenea dovrebbe esprimere, dovrebbe essere il delegato del sindaco per un'area e non per un tema. Infine, su questo punto l'altro suggerimento, pensiamo a mettere nello statuto, non a definirlo come principio, la definizione del Consiglio di sviluppo per il piano strategico. Pensate, a Parigi sono 42 persone, le associazioni, gli industriali, i sindacati, cioè tutti i soggetti sociali formano un Consiglio di sviluppo per il piano strategico che si riunisce una volta ogni 6 mesi dando dei suggerimenti e su alcuni temi, tutti da definire, il parere addirittura vincolante. Altro suggerimento, ancora due, proprio in modo schematico. La centralità, molto spesso vediamo, ho letto anche gli statuti delle città italiane, centralità dei beni culturali per lo sviluppo economico, è bellissima, però finisce là, sta in tutti i statuti pure dei comuni. Bene, io credo che si potrebbe mettere un vincolo di bilancio, come ha fatto Barcellona, la quale capì che il mare, per esempio, era una grande risorsa per l'economia, cioè, i beni culturali, io credo che si possa pensare, lo dico soprattutto a chi sta lavorando alla stesura, eccetera, di mettere un vincolo di bilancio, non so in che formula, si troverà il modo per sottolineare la centralità della risorsa strategica della nostra area. E infine, sportello unico per le attività produttive, l'ha messo Roma all'articolo 12 del suo statuto. Cioè, noi parliamo dello sportello unico, ce l'hanno tutti i comuni, non serve a niente oggi. Ebbene, perché non prevedere che tutta l'attività di programmazione economica, in particolarmente di tutti i piani di investimenti, devono passare per uno sportello unico di tipo metropolitano, dove tutte le attività vengono, tutto il file, come dire, tutta la procedura viene concentrata in questa. Pensate che Roma l'ha messa all'articolo 12. Infine, l'ultimo argomento e basta, la fiscalità.
Non parliamo mai di fiscalità. Senza i soldi non si fanno i piani di sviluppo, non si fanno le aree metropolitane. Io credo che noi dovremmo ragionare sulla fiscalità, anche con i tecnici certamente più preparati di me, ma dovremmo pensare ad una fiscalità di agglomerazione alla francese. Tutte le aree francesi hanno la fiscalità di agglomerazione, cioè destinando alla città metropolitana parte degli oneri di urbanizzazione. Il che si, per esempio, loro la suddividono molto, ho fatto un po' una sintesi, in due categorie di fiscalità. La fiscalità metropolitana per le attività, per i progetti li chiamano di rete, il che risponde allo statuto, alla legge nazionale che vuole la reticolarità e il policentrismo. Allora, una parte di fiscalità è gestita direttamente per i progetti di rete dall'autorità metropolitana, che con gli organismi, i vincoli regolatori che ho dato prima, mi pare che possa essere una cosa estremamente praticabile. E poi destinare invece una quota della fiscalità ai comuni virtuosi, con parametri tutti da definire, esistono tabelle, l'ha fatto Barcellona, l'ha fatto Lione, eccetera, eccetera, per i progetti che io chiamo di contesto, cioè devi ristrutturare la reggia, di, eccetera, eccetera, va bene, ma due tipi di fiscalità, uno per la programmazione a rete, che riguarda tutta l'area metropolitana, ed una parte di premialità per i singoli episodi della cosa. E infine l'obbligo alla comunicazione continua e trasparente, leggi Pinto, le considerazioni che ha detto lui prima. Grazie. Grazie veramente, perché ci ha offerto degli spunti molto interessanti di cui terremo conto. Dunque, Lucio Mauro, di Cittadinanza Attiva. Come? Sì. Io sono inserito prima di Lucio Mauro, vorrei capire qual è la terra che sta seguendo. Prego, prego. Scusi, lei si è prenotato dove? Quale foglio? Sì, c'è un foglio, ce ne sono altri. Vede? Quindi cortesemente. Se si siede. Prego. Buongiorno, Lucio Mauro, Presidente Cittadinanza Attiva. Presidente Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli, associazione. Scusa se interrompo. C'era il segretario che aveva il foglio, ci siamo incominciati a iscrivere. Sono alcune iscrizioni, non è la Bibbia. Ce ne sono altri, ci sono altri fogli dove sono state fatte le iscrizioni. Se lei ha la pazienza di ascoltare, parlerà anche lei. Prego. Profitterei della presenza del Profitterei della presenza del professor Pinto per chiedere più che altro a lui un parere, anche se diciamo che è un esperto di diritto amministrativo e non di diritto costituzionale, ma sono certo che potrebbe dare una risposta. Per dare una fisionomia e una funzione più che altro amministrativa, prima ancora che politica, mi piacerebbe che fosse inserito nello statuto un articolo che prevedesse la candidabilità non solo ai consiglieri, ma soprattutto al presidente della città metropolitana, soltanto a persone che avessero la residenza nell'ambito metropolitano almeno da 5 anni. Questo per evitare che si possa replicare una situazione paradossale come quella che è avvenuta a Napoli, in cui abbiamo avuto un assessore alla mobilità che ha pedonalizzato una scalinata, oppure che non sapeva che alcuni quartieri gravitavano su altri. Questo sarebbe interessante anche per evitare una strumentalizzazione politica di una funzione che deve essere squisitamente amministrativa, cioè per evitare che Lucio Mauro si presenta sindaco metropolitano di Milano senza conoscere il territorio della città. Quindi sarebbe una norma che non so se sia applicabile dal punto di vista della lesione dei diritti costituzionali, però potrebbe essere interessante da applicare. In questo mi piacerebbe sentire anche il parere del professor Pinto. Grazie. Terminato? Sì, grazie. Come si chiamava il signore che prima reclamava? Assolutenti.
Antonio Di Gennaro, prego. Buongiorno, sono qui appunto Antonio Di Gennaro, rappresentante di Assutenti, Associazione Nazionale dei Consumatori Utenti. Io ho letto appunto che è importante e mi ha fatto piacere che fosse in occasione di questa riunione prevista la partecipazione delle associazioni, quindi del territorio, perché è un qualcosa che nonostante una serie di leggi, la legge 2 del 2003 regionale, la legge finanziaria del 2007 per il 2008 del governo Prodi ed altre normative al riguardo, praticamente si è perso il significato di quelle che poi venivano chiamate consulte, che non devono essere, come è accaduto ad esempio di recente per il Comune di Napoli, delle forme assembleari in cui insomma poi si perdeva il filo del discorso, ma dovrebbero essere dei momenti concreti di partecipazione di chi non voglio dire la preparazione, comunque la riconosciuta qualifica per poter esprimere e per apportare dei contributi concreti. In particolar modo scendendo in argomento e prendendo lo spunto dall'articolo 2 della legge per l'istituzione della città metropolitana, in cui si parla di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana, noi crediamo che questo dovrebbe essere il punto principale in cui si dovrebbe articolare dal punto di vista dell'utenza, dal punto di vista del cittadino, quello che è lo sviluppo di una futura città metropolitana, che dopo tutto questa era l'intenzione della legge, mi pare 142 del 90, che intendeva non tanto procedere ad una forma di risparmio per taglio, no? Per taglio di spesa, vedendo come eliminare, ma tutto questo doveva nascere proprio dal vedere quale era poter riuscire ad arrivare a fornire ai cittadini dei servizi essenziali senza che ci potessero essere per esempio duplicazioni o triplicazioni di competenze. E noi per esempio non possiamo non notare come mi è fatto piacere, innanzitutto dico che condivido moltissimo tutta la relazione del professor Pinto per quanto riguarda quelle che sono i rapporti anche ad esempio di sussidiarietà tra i vari enti territoriali, e in particolar modo non si può non notare che in questo momento in cui è stato anche fatto presente poi il discorso della città di Roma, che ha 3 milioni di abitanti come comune, mentre la provincia di Napoli ha più o meno lo stesso numero di abitanti. Ebbene, in questo momento in cui si dovrebbe quindi poter predisporre un'integrazione ad esempio del servizio di trasporto pubblico con un'unica magari azienda operativa a livello proprio di città metropolitana, con una elaborazione di piani tariffari che siano comuni a tutta l'area, si assiste invece al fatto che contemporaneamente a questo la regione a sua volta elabora da un certo punto di vista è un fatto anche positivo, cioè l'elaborazione di gare di bacino territoriale. Dal bacino regionale si è suddiviso il territorio in 4 aree territoriali. Poi si scopre che alla fine, per quanto riguarda l'area metropolitana di Napoli, si parla di una gara nell'ambito del Comune di Napoli, di una gara per quanto riguarda la fascia metropolitana, di una gara per quanto riguarda il trasporto su ferro, di una gara per il trasporto su gomma, di 2 gare per il trasporto marittimo. Penso che siamo ben lontani da quelli che dovrebbero essere invece gli interessi da tutelare da parte dei cittadini, e appunto sono
dei punti fondamentali che andrebbero inseriti in uno statuto, proprio dal punto di vista concreto di quelli che sono gli interessi delle persone per cui poi si realizza quest'area metropolitana. Lo stesso discorso appunto dovrebbe valere per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, per quanto riguarda ad esempio il problema anche delle strade, che c'è sempre stato, definire cioè di chi è, e secondo me dovrebbe essere di un unico ente, l'ente metropolitano, il problema delle strade intercomunali, delle strade provinciali. Per esempio, sempre volendo andare nel concreto, per esempio in questo momento nessuno ci dice, in cui il Comune di Napoli ha una grande difficoltà a gestire il servizio di trasporto pubblico per mancanza di mezzi di trasporto ed altre problematiche che esistono, nessuno sa in questo momento che fine farà il consorzio di trasporti pubblici ed anche i suoi dipendenti, che spesso non riescono a ricevere lo stipendio. Eppure il consorzio dei trasporti pubblici è una grande risorsa, e quindi sarebbe veramente il caso di procedere con una integrazione interaziendale. Quindi riteniamo ci sappiamo esprimere secondo massimi sistemi, però crediamo che praticamente una concertazione veramente coinvolgente il territorio su queste tematiche sarebbe necessaria. Mi colpisce il fatto che in un'assemblea del genere appunto dovrebbero essere state convocate tutte le associazioni degli utenti e dei consumatori, ma invece praticamente non credo che ci sia partecipazione di altri in questo momento. Grazie. Allora, Nando Morra aveva chiesto di intervenire, di Lega delle Autonomie. In primo luogo grazie per l'invito. Credo che sia giusto sottolineare un dato. Giudizio mio, ma non solo a giudizio mio, a giudizio della nostra associazione, il lavoro importante, significativo sullo statuto dell'area metropolitana parte col piede giusto. Io voglio esprimere un apprezzamento molto schietto per il metodo e anche per la continuità con la quale questo processo istruttorio, tra virgolette, sta andando avanti. Un apprezzamento per il metodo, ma anche per i contenuti, perché i contributi che abbiamo ascoltato nel corso di queste sessioni, siamo alla terza sessione, e questo è un passaggio importante e significativo, e dimostra non soltanto una qualità dell'approccio, ma anche un impegno a determinare uno scenario che possa portare alla definizione di uno statuto il più adeguato, ma al tempo stesso anche il più avanzato possibile. È vero, è stato detto, ricordato, che in altre realtà già si può dire si lavora con statuto operante, ma francamente credo che valutando un processo che è lungo circa 70 anni, dalla Costituzione che istituiva insieme alle regioni, ad altro, le città metropolitane, ad oggi, la questione non sia in ritardo, ma la capacità di avere una carta costituente dell'area metropolitana, della città metropolitana, adeguata ai compiti d'oggi. Ed in questa direzione, sempre ovviamente con estrema sintesi, oltre al rapporto di studiosi con le loro relazioni, il dibattito che si sta sviluppando, io credo che debba essere sottolineato un dato. Il dato è quella della necessità di partenza che ha visto, come dire, la definizione di momenti di democrazia
che certamente non possono essere quelli che si avranno in seguito. Quindi il problema della elezione diretta non soltanto del sindaco della città metropolitana ma anche delle altre articolazioni è un problema serio che si pone e che va affrontato con la tempestività, l'energia e anche l'equilibrio necessario. Ma penso io che lo statuto e quindi la funzionalità della città metropolitana debba essere considerata, e sono d'accordo sia con Pinto che ne ha parlato, sia con Discepolo, sul fatto che questo passaggio rappresenti davvero una grossa opportunità. Perché grossa opportunità? Perché ci è data la possibilità alla comunità territoriale nostra, è data la possibilità di esaltare non soltanto le potenzialità, che non sono soltanto culturali, archeologiche, economiche, storiche, eccetera, ma le potenzialità di assolvere un ruolo di primo livello nello scenario politico istituzionale del Paese e in particolare anche come punto di riferimento per l'insieme del Mezzogiorno. In quale direzione? Nella direzione di uno sviluppo che non può seguire le strade e i modelli che fino ad oggi sono andati avanti. Ed allora da questo punto di vista uno statuto e una funzionalità capace di esaltare le potenzialità, l'unità, l'impianto, il modello di governo e anche le prospettive che ci poniamo può rappresentare una marcia in più rispetto all'attuale, consentitemi il termine, stagnazione della realtà nostra locale, territoriale, regionale ed anche meridionale. Ecco il fatto, cioè ecco la definizione che io trovo molto, molto propria, che non è la vecchia provincia riverniciata e rivisitata da rimettere in pista, no, è una cosa altra, è un altro discorso che si apre e qui ci misuriamo tutti. E ci misuriamo se davvero abbiamo la capacità di costruire dal Mezzogiorno e dalla realtà meridionale più significativa il nuovo. E allora il nuovo è che, a mio modesto avviso, il nuovo è che bisogna tener conto anche delle esperienze fatte. Io dicevo 70 anni circa per l'istituzione delle città metropolitane, ma decenni dall'istituzione delle regioni. Ecco perché, come dire, la preoccupazione non è il ritardo nell'elaborare e definire lo statuto, quando come, cosa c'è, quali contenuti riportiamo nello statuto. E francamente le proposte avanzate dalle relazioni sono molto molto convincenti e credo che in questa direzione bisogna andare per affrontare, come dire, i problemi di oggi. Quali problemi di oggi? Io credo che, poiché non si parla della vecchia provincia, ma della istituzione di una nuova identità politica e istituzionale. Questo è, come dire, è il traguardo, l'ambizione è il traguardo, la costituzione, quindi la definizione di una nuova identità che è al tempo stesso politica ed è al tempo stesso istituzionale. Per fare cosa? Per governare davvero dal basso e in modo diverso da quando fatto fino ad oggi i processi che ci interessano. Quali sono i processi che ci interessano? Ecco la storia. I processi che ci interessano sono, in primo luogo, i processi che riguardano le grandi questioni dello sviluppo. E quando parlo e dico grandi questioni dello sviluppo, vorrei dire lo sviluppo nella accezione del moderno meridionalismo, che significa livelli di vivibilità, livelli di scuole, livelli di sanità, livelli di trasporti, livelli di vivere sociale e civile, prima ancora che il discorso, che pure è fondamentale, sul punto in più o in meno del PIL, dell'occupazione. Perché oggi anche attraverso l'affermazione di nuovi livelli di vivibilità si realizza un avanzamento che è al tempo stesso economico, sociale e dell'occupazione. E allora è una grande sfida.
riqualificare il territorio, la grande questione dell'urbanistica, se pensiamo che fino ad oggi, nonostante gli impegni che ci sono stati anche dai vari governi della provincia su questo fronte, c'è qui l'amico Moccia ma tanti altri, voglio dire, poi in sostanza siamo stati, per disattenzioni complessive, a verificare, come dire, la spontaneità degli eventi e dei processi. Per cui, di ragionato, se devo ricordare con la mente, ho qualche decennio avanzato sulle spalle, qualche riferimento, devo ritornare ai lavori del Comitato Regionale della Programmazione Economica, anni 70-80, che identificava sull'asse in direzione Nola una potenzialità di sviluppo della Campania, oltre che in direzione Caserta. Beh, in quel senso c'è stato il CIS, l'Interporto, eccetera, Marciani. E poi, a quale disegno urbanistico strategico ha corrisposto la miriade di insediamenti di ogni tipologia che si è verificata sul territorio, determinando la congestione, non l'area metropolitana, ma la congestione del nostro territorio. Per cui giustamente è stato ricordato che non si dice esco da Napoli, no, stiamo tutti in questa realtà. Allora, finisco, ecco, il problema qual è, a mio avviso, a nostro avviso? Il problema è che la riqualificazione territoriale, impegnarsi sui problemi dello sviluppo, capire che in questa direzione oggi l'area metropolitana, la città metropolitana deve porsi nelle condizioni strumentali, politiche e istituzionali per essere, uso il termine, competitor della regione. Competitor della regione. Cioè non ci possono essere oggi decisioni strategiche regionali su qualunque questione che riguardi lo sviluppo, l'ambiente, i trasporti, eccetera, come sottolineato dai relatori, rispetto al quale la città metropolitana è un soggetto terzo. No, è soggetto primario e protagonista, quindi l'interlocuzione non è più, anche per il trasporto locale, ovviamente, non è più con il singolo comune, ma è con la città metropolitana, che deve avere la capacità, nella sua essenza e nella sua sintesi rappresentativa e strategica, di porsi come interlocutore credibile e reale. Ed allora cambia lo scenario, cambia totalmente lo scenario, cambiano i ruoli, e forse opportunamente cambiano i ruoli. E non parlo, non è questa l'accezione di ridimensionamento o accrescimento, no, parlo di un salto di qualità della governance regionale e quindi territoriale, che ha dei punti di riferimento, io dico obbligati, e finisco. Quali sono i punti di riferimento obbligati? Bene, c'è un piano territoriale, c'è un piano territoriale di coordinamento regionale, c'è un disegno di piano di sviluppo. Insieme a questo sono stati definiti i sistemi territoriali di sviluppo. Quando noi parliamo di aree omogenee, non può che essere così, quindi sono d'accordo con i relatori, voglio dire che con tutti gli adattamenti che sarà possibile fare, che sarà necessario fare, però un punto di partenza c'è, riconosciuti in una legge regionale, che poi la stessa regione trascura, e altro paio di maniche, ecco il salto di qualità. Perché la regione da una parte legifera, finalmente, sotto spinte positive, in ordine ai sistemi territoriali di sviluppo, e dall'altra poi li liquida quando fa i distretti, per esempio, turistici, o quando fa le operazioni sul livello di welfare e compagnia bella. No, allora ci deve essere un'omogeneità. E questa omogeneità, poiché ci sono i punti di partenza, può essere assai positivo per la città metropolitana assumerli e diventare, come dire, protagonista e positivo anche di un discorso di rinnovamento dello stesso modo di concepire e realizzare la governance della regione Campania. Io credo che questo sia una grande partita e quindi una grande sfida. E in questo quadro il ruolo della città capoluogo, delle città medie e delle aree omogenee in una visione unitaria e unificante, perché altrimenti si scade nel localismo più vieto. Perdonatemi la battuta, io ho sentito parlare in questi giorni della dolorosa scomparsa di una personalità del mondo della musica che ci è cara a tutti,
Ma com'è possibile pensare, per esempio, a una identificazione di una città metropolitana e del suo aeroporto con un singolo soggetto? Voglio dire, sembra una cosa banale, ma riflettiamoci un attimo su queste cose qua. Riflettiamoci un attimo, quando poi si parla di napolicentrismo o non napolicentrismo, la identità quindi della città metropolitana, che deve essere molteplice e a tante facce e a tanti contenuti, deve passare anche per aspetti di questo tipo. Ho citato l'esempio, per carità, per essere, come dire, emblematico, per farmi capire, perché non sempre uno si riesce a farsi capire. Probabilmente un esempio banale coglie il segno, però la partita per me è questa. E allora, se l'obiettivo è l'obiettivo di un moderno meridionalismo, una grande sfida dell'area metropolitana, della città metropolitana, di Napoli, del suo territorio, del Mezzogiorno, è la grande partita sulla vivibilità, sui servizi, sulle scuole, sui trasporti e, permettetemi, sui rifiuti. Sui rifiuti. E allora la città metropolitana ha tanto da fare. Quindi una sessione in più per elaborare lo statuto condiviso e una grande capacità di governance equilibrata possono costituire davvero quell'elemento, passatemi anche qui il termine, tra virgolette, rivoluzionario, del quale abbiamo bisogno, dove per rivoluzionario sta semplicemente riuscire a fare le cose che siamo chiamati a fare. Tutto qua, nulla di più e nulla di meno. Quindi io finisco, ringrazio da parte di Lega Autonomie, siamo impegnati su questo fronte come associazione sempre che guarda ai poteri locali come l'asse strategico della sua impostazione culturale e anche, come dire, istituzionale, però in questa direzione io credo che lo statuto che sarà elaborato può essere questa ulteriore grande opportunità, e qui una proposta insieme alle altre. Perché non prevedere, per esempio, la istituzione, appunto, per statuto, ecco, di una consulta del partenariato metropolitano? Con parere non vincolante, ma obbligatorio, sui grandi temi delle trasformazioni urbane, economiche, produttive, ambientali, dei trasporti, per cui così si assicura la partecipazione permanente, non vincolante, perché il primato deve essere sempre quello della politica. Ma se parliamo di partecipazione, allora creiamo le strade e gli strumenti perché effettivamente essa sia realizzabile e concreta e quindi in grado di esprimere un contributo sempre in questo impegnativo processo per cambiare la realtà della nostra comunità, ripeto, metropolitana. Grazie. Grazie, grazie a te. La parola Paola Silvi, mi scusi, non si legge bene, di Lega Ambiente, Parco Letterario Vesuvio. Posso? Buonasera, ringrazio anch'io per l'opportunità che avete dato alle associazioni di esprimere un loro parere sulla questione così importante come lo statuto della città metropolitana. Parli più vicino. Sì, io rappresento un circolo di Lega Ambiente, l'associazione è ben più vasta, noi ci muoviamo specificamente sul territorio della città di Napoli nel segno dell'agire localmente, pensare globalmente, cioè noi localmente cerchiamo di mettere in atto quelle attività di promozione dei beni culturali, dell'ambiente, della natura, del verde urbano, che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Anche per me è un auspicio, quello vedo nella città metropolitana, la possibilità di poter discutere in un ambito diciamo più ampio, ma nello stesso tempo più che riesca a mettere insieme realtà simili che invece probabilmente finora diciamo risentivano di una disomogeneità, no? Dovuta alle deleghe fra regione, provincia, comuni, eccetera, mentre i territori sono, a mio avviso, diciamo, collegati sicuramente da grandi bisogni,
I cittadini sono accomunati da grandi bisogni, i bisogni dovuti alla qualità della vita, che passa anche attraverso, passa secondo me molto attraverso la qualità dell'ambiente. In un momento in cui si fa lo statuto, in cui quindi anche si, oltre alla tecnicalità, ai tecnicismi, agli strumenti che sono pure necessari, prevedere dal punto di vista giuridico, ho apprezzato molto, condivido molto la relazione fatta da sia Pinto che Discepolo, cioè nei contenuti, dal punto di vista degli strumenti che loro immaginavano per la città metropolitana. Però io vorrei un attimo soffermarmi anche sui principi della città metropolitana, cioè sui valori che lo statuto deve in qualche modo contenere ed esprimere, fermo restante poi gli strumenti tecnici perché si attuino questi bei principi. Partivo dai bisogni dei cittadini. I bisogni dei cittadini sono quelli della salute, di un ambiente sano, di una città che non sia metropolitana, che sappia andare oltre quella che è la sofferenza che questo territorio ora esprime in termini di inquinamento. La terra dei fuochi ne è una punta dell'iceberg, ma in termini di povertà, la grande povertà che ci sta nei nostri territori, e forse lo strumento della città metropolitana può essere quello che, se assume all'interno dei suoi valori e dei suoi principi, quello dell'ambiente inteso in senso ampio, no? Dove per ambiente si intende la salute dei cittadini, la salvaguardia della salute dei cittadini, si intende l'ambiente come energia pulita, si intende che non si rinuncia appunto a inquinare ancora di più, a continuare a perseguire le energie fossili come unico possibilità di dare energia al territorio. Significa aumentare le aree verdi, no? Quindi agire su quei punti che all'interno del benessere della città, della regione, del pianeta possono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, non solo per la città, ma anche per, volando un po' più in alto, anche per l'intera essere da faro anche rispetto alle altre città metropolitane, all'Italia. Solo dobbiamo al nostro pontefice la capacità, la possibilità di far sì che a livello nazionale ed internazionale si parli della salvezza del pianeta. Noi dobbiamo agire localmente e la città metropolitana può fare questo, mettendo insieme territori omogenei affinché, diciamo, si intervenga sui gangli, diciamo, che hanno portato questo territorio ad essere, diciamo, indicato territorio di Napoli, della città, della provincia, eccetera, come uno dei territori più inquinati d'Italia. Il che è vero, ma è vero fino a un certo punto, perché poi ci sono tanti altri valori positivi e la cultura di questa area, proprio della città metropolitana, i beni culturali, tutte le eccellenze che il territorio può esibire, devono avere la loro finalmente ribalta. No, mi auguro alla città metropolitana che possa farsi interprete attraverso lo statuto e attraverso strumenti che favoriscono la partecipazione dal basso, ma realmente, dei cittadini, affinché si ascolti, si doti di strumenti di ascolto dei territori. La collega della Rete della Civiltà del Sole, che comprende altre associazioni di ambientalisti, poneva la questione appunto dell'energia, no? Come elemento determinante di un'energia pulita. Quella legge, la legge numero 1 2013 della Regione Campania, è l'unica legge di iniziativa popolare, per tornare alla partecipazione. Iniziativa popolare, ha visto la raccolta di 20.000 firme in tutte e cinque le province della Regione Campania. Sta in un cassetto della Regione Campania, eppure è stata votata all'unanimità. No. Allora cosa chiedo io? Chiedo che diciamo, si dia maggiore ascolto, spazio e attuazione
alle istanze che vengono dai territori, perché quando ci si vede si fanno pure la raccolta di 20.000 firme, no? Poi dopo la legge regionale popolare è una delle ultime leggi che viene messa in attuazione. Allora si predica la partecipazione, si chiede la partecipazione, non si attua. Allora io mi auguro che questa, concludo, che la città metropolitana di Napoli, che oggi nasce, diciamo, rinneghi queste pratiche di vecchia politica, dia veramente ascolto ai cittadini attraverso le loro forme associative, di promozione di leggi dal basso, di referendum, eccetera, perché veramente si dia a brevi la distanza fra, noi parliamo di chilometro zero, no? A brevi la distanza fra le istituzioni e i movimenti e i cittadini e coloro che vogliono realmente che la città e il territorio, diciamo, rinascano. E questo è il momento di dare un grande impulso da questo punto di vista. Grazie. Antonio D'Amore, Associazione Libera. Buonasera, grazie. Noi un po' per la mission che abbiamo come associazione chiediamo una grande attenzione alla lotta alle mafie o comunque alle camorre, come esse si chiamano. E a questo punto, eventualmente, poiché il presidente Tuccillo si è già, diciamo, distinto come sindaco della sua città a fare un regolamento praticamente sulla gestione dei beni confiscati, chiediamo che nel regolamento i beni confiscati alle mafie possano diventare dei beni simboli, diciamo un patrimonio che può essere valorizzato attraverso come un bene comune e quindi diventare anche sperimentazione per quanto riguarda il recupero su una serie di fondi che oramai sono scomparsi dal sociale e quindi possono diventare delle occasioni, così a modo di esempio, ma non, diciamo, co-housing, co-working, diciamo sperimentare eventualmente questa situazione e quindi metterla, diciamo, di per sé, che questa città metropolitana si impegna a non venderli, perché non sono beni come gli altri, insomma sono costati la vita delle persone, sangue, dolore, sofferenza, e quindi chiediamo questo. Come del resto chiediamo anche all'interno praticamente dell'intervento sulle omogeneità, sulle caratteristiche di alcuni territori, che anche le vittime di mafia possono diventare elementi di coesione sociale. Diciamo, fare in modo che la memoria di queste persone non sia un ricordo, ma sia la possibilità di legare il passato attraverso il vivere il presente, che queste situazioni non si ripresentino più. Creare condizioni, diciamo, e quindi farne in modo che probabilmente sia un patrimonio, diciamo, dei nostri eroi in questa nuova esistenza di memoria e di impegno. E c'era poi un'altra cosa che ci interessava molto, che era la lotta alla corruzione. Diciamo, ci costa 60 miliardi al secondo di alcune stime. E allora possiamo pensare eventualmente che la lotta alla corruzione può passare attraverso un regolamento, uno statuto che ci dice che le asimmetrie informative, no? Tra chi detiene la conoscenza e chi invece poi deve utilizzare questa conoscenza, per fare un esempio più semplice, attraverso il potere sanitario, diciamo, di per sé, possono eventualmente essere ridotto attraverso l'accesso probabilmente a situazioni di tipo informatico open source, scusatemi la mia pronuncia, ma al tempo stesso dobbiamo fare in modo che poi quelle cose che sono scritte siano intellegibili, siano comprensibili, insomma, perché se le scriviamo in modo tale che nessuno di noi le capisce e le possono capire solo loro, si continua ad aumentare quella distanza di sfiducia tra, diciamo, i cittadini e le istituzioni. Anche, come dire, sia possibile eventualmente in questo statuto dare grande attenzione, già la legge lo sta facendo, a quello che vengono dette la vedetta civica, cioè quei cittadini che denunciano elementi di corruzione, dipendenti, lavoratori, eccetera. Possiamo eventualmente prevedere all'interno anche, diciamo, di questo regolamento che siano tutelati, gli inglesi li chiamano i whistleblower praticamente, e quindi, diciamo, di per sé potrebbe essere questo un elemento importante. Ma anche pensare che probabilmente questa città metropolitana
Lugana, si dà da fare in termini proprio di cultura, no? Di cultura da questo punto di vista qui, rispetto a quello che è il conflitto di interesse. Cioè il conflitto di interesse non è un comportamento, diciamo, che va, ma è una condizione, e se è una condizione noi possiamo fare in modo che eventualmente una serie di cose anche a livello di regolamento possono essere evitate, e ci eventualmente possiamo aprire un bel po' di situazioni. In alcuni paesi hanno provato questa cosa della formazione all'etica pubblica, diciamo, attraverso campagne per eliminare la tolleranza sociale, diciamo, nel senso che alcune situazioni sono tollerate perché probabilmente non c'è questo richiamo ad un'etica, non c'è questo richiamo a due valori, diciamo, di per sé che si sono andati persi, che è l'onore e la vergogna. Allora, da questo punto di vista qui, probabilmente con i soldi che si possono risparmiare dalle campagne eventualmente di riduzione della riduzione, si potrebbero finanziare queste campagne per eliminarla questa tolleranza, cioè, come dire, attraverso l'identificazione, la prevenzione e la denuncia delle frodi. E c'era poi una cosa sui principi. Io sono preoccupato quando i principi vanno in secondo piano, cioè non è vero che praticamente, io penso che tra cittadini, se noi parliamo di principi, questi poi determinano le azioni, no? Non a caso gli 11 principi della nostra Costituzione nemmeno ancora uno l'abbiamo attuato, ma diciamo attraverso i principi possiamo cominciare eventualmente a pensare che le spese per il sociale, le spese per quelle popolazioni cosiddette vulnerabili possono essere intese come investimenti. Faccio un esempio molto semplice: c'è un bambino che noi lo mandiamo a scuola, diciamo un adolescente che lo mandiamo a scuola, costa molto meno che se lo mandiamo in carcere. Diciamo, quindi se noi investiamo nella scuola abbiamo paradossalmente una riduzione dei costi. Allora, se cominciamo a pensare in questo modo, eventualmente costruiamo una città metropolitana a cui ci farà onore appartenere. Grazie. Grazie a lei. Allora, Mitrano Sergio, Fondazione Bartolo Longo. Ringrazio il Presidente per l'invito. Volevo fare una citazione per quello che ha detto il professore Pinto. In Danimarca abbiamo detto che è al primo posto, ma lì perché il 99% dei danesi pagano le tasse, quindi c'è quella che è la coscienza civica che forse manca. Se noi facciamo il calcolo, come diceva il professor Discepolo, di 91 comuni, in ogni comune ci sono liste di associazioni, quindi come minimo ci sono dalle 15 alle 20 associazioni. Moltiplicati per 90, se ci guardiamo in questa sala fa capire a che livello è la nostra coscienza. La Fondazione Bartolo Longo si occupa di malati di cancro. Non possiamo fare a meno di pensare, in un territorio come il nostro così messo male dalla terra dei fuochi, e voleva fare un appunto sul terzo settore. Quindi magari se nel prossimo statuto ci sia un'attenzione maggiore al terzo settore e a tutte quelle forme di volontariato di cui ne è piena la Regione Campania. Questo perché? Perché spesse volte le forme di volontariato arrivano lì dove forse la politica non riesce ad arrivare. E quindi porre attenzione a quella che è la riforma del terzo settore, d'altra parte nelle altre nazioni, in Francia ci sarà nei prossimi tempi addirittura una sponsorizzazione di 50 milioni di euro da parte del governo, potrebbe far rendere alla nostra città metropolitana quel quid in più. Per terminare, volevo ricordare una citazione di Abraham Lincoln, l'americano che è stato il papà della democrazia americana. Ebbene, lui amava dire che si può ingannare una persona molte volte, si possono ingannare molte persone una volta, ma non possiamo ingannare molte persone molte volte. Grazie. Grazie. Isabella? Isabella Guarini, Comitato Città Civico Positivo. Allora, buonasera a tutti e ringrazio il Presidente. Prego. Si avvicini al microfono perché sennò si sente. No, ma io la voce ce l'ho, guardi. Sì, sì. Per averci dato la possibilità di dire qualche parola in merito alla città metropolitana e al suo statuto. Io sinceramente, facendo parte del Comitato Civico Posillipo, che è un'associazione che si è formata nel 1990 in occasione della legge 142-241,
per avere la possibilità come associazione di esercitare un controllo sull'attività dell'amministrazione e anche dei nostri eletti. Ricordo a suo tempo, qui vedo anche delle persone che a quel tempo seguirono la faccenda dello statuto del Comune di Napoli, grandi parole, grandi partecipazioni, referendum, insomma tutte quelle solite cose, come diceva appunto il professor Pinto, che poi di fatto si sono rivelate incapaci di un benché minimo, dico, rapporto con le associazioni e con i cittadini. Tutte parole, quindi in verità su questa faccenda, professore, mi ascolti un attimo, sulla faccenda della partecipazione io sono perfettamente d'accordo che le dichiarazioni di principio non servono a niente, anzi non ce la mettete proprio la partecipazione, perché se non ci sono corrispondenti strumenti di effettiva possibilità di rappresentare ciò che i cittadini, il corpo elettorale, i cittadini contribuenti, chiamateli come volete voi, pensano in merito a determinate questioni. Ho fatto anche io telematicamente una ricerca su internet per vedere come si fossero regolate le altre città e naturalmente ci sta sempre la proclamazione, partecipazione, referendum, e ho visto e ho sentito anche delle trasmissioni ed effettivamente il gap di questa faccenda sta nel fatto che noi parliamo, siamo venuti qui, abbiamo parlato, poi non se ne sa più niente. Che fine hanno fatto le nostre parole nel pozzo nero, nel buco nero dell'universo, non sappiamo più. Invece la città di Bologna, però è una città che è metropolitana, che ha 56 comuni, intendiamoci, è una città comune, ha fatto un'operazione che a me sembra intelligente da un certo punto di vista, ma non so, a parer mio, se possa essere applicata anche alla nostra città metropolitana. Hanno diviso la partecipazione in due fasi. Una fase appunto questa, aperta a tutti, in cui si parla, si discute, ma anche una fase dialogante tra di noi, perché per esempio il professor Biondi ha gettato adesso un asso a terra, che i beni culturali devono andare nella fiscalità, al bilancio, eccetera, eccetera. Io non ho capito bene. Biondi, ma che significa questo fatto? Che conseguenze comporta una discussione? E poi la seconda fase, attraverso un sistema telematico, che è quello della votazione. Le town meeting hanno fatto, per cui di tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto, discusso, eccetera, eccetera, poi alla fine votano i gruppi, eccetera, eccetera, e esce quello che si è votato. E si sa dove deve andare a finire. Perché, sinceramente, abbiamo visto, io ne ho visto tante di riunioni, mi ricordo le famose riunioni che abbiamo fatto all'inizio della consiliatura della nuova amministrazione, sono state cose epiche, non se ne è saputo più niente, né ci stava nemmeno la votazione all'istante dell'assemblea per dire se eravamo d'accordo su queste cose, tutta demagogia che sinceramente sono venuta con questo freddo. Proprio per dire questo, sentite, se non ci sono effettive possibilità di dare ascolto e di attuare ciò che i cittadini che sono fuori dalle istituzioni, oggi come oggi, non ce lo mettete proprio, risparmiate la carta. Questo è il primo punto della questione. Quindi uno strumento della partecipazione, ma che sia effettivamente, professore l'ha detto lei stesso, che sia effettivamente realizzabile, che preveda la possibilità di capire che cosa hanno detto le associazioni e di vedere effettivamente quali poi sono le scelte che hanno fatto le associazioni, perché di tutto questo che ci siamo detto noi oggi qua probabilmente non se ne saprà più niente, chissà se comparirà qualche parola all'interno dello Stato. Dunque, questo che è importantissimo, è importantissima questa faccenda della partecipazione, perché sennò è meglio che non ci incomodiamo. Poi volevo dire qualche parolino, se mi è consentito, si è fatto molto tardi, sulla questione dell'area metropolitana, che oggi nasce la città metropolitana con forte ritardo in un momento di grande crisi economica, perché la città metropolitana, le aree metropolitane, che io sappia che sono, vengo dall'architettura,
erano necessari quando la città era in espansione, quando l'economia industriale si espandeva. C'era la possibilità di nuova urbanizzazione, le città crescevano, c'era l'urbanesimo, cioè, allora bisognava allora fare l'area metropolitana per evitare le saldature, per evitare che si accavallassero le cose. Invece non è stata fatta. E quando abbiamo adesso la città metropolitana, quando si deindustrializza, quando la città si ritorna così, eccetera, eccetera. E allora da questo punto di vista può darsi che c'è la speranza che si torni a rivedere, proprio a risettare il territorio, a liberare un po' di cose, e soprattutto quindi vorrei, se fosse possibile, che nello statuto comparisse la parola policentrica, la struttura, la città metropolitana di Napoli. Bandisse il termine neapolicentrismo, basta col napolicentrismo, e che fosse una città policentrica. Naturalmente, come dicono gli altri, bisognerà eleggere il sindaco metropolitano per ottenere questa coincidenza tra policentrismo e gestione, no? Come hai detto tu, Bruno, magnificamente, e non ripeto, però al momento non possiamo farlo, perché la legge per l'elezione diretta del sindaco metropolitano deve essere fatto, mi pare, dal Parlamento o dalla Regione. Questo non ti impedisce di fare lo statuto? No, aspetta, allora vorrei finire il concetto. Quindi, considerando i tempi di attuazione di questa possibilità, passeranno perlomeno 4-5 anni. Sì, senti a me, sì, sarà così. E allora qui ci dobbiamo intendere sulle norme transitorie che deve contenere questo statuto. Certo. Le norme transitorie che nelle more dell'attuazione di questo sogno democratico dell'elezione diretta del sindaco metropolitano si faccia qualcosa per la partecipazione, che sia vera partecipazione. Perché naturalmente si è parlato di fiscalità, e poi dico solo questo e me ne vado, perché mi auguro che ci siano altre possibilità per dire. Io sono convinta che l'istituzione così rapida della città metropolitana, così senza troppi fronzoli, sia stata determinata dal fatto di creare una struttura oligarchica per la spesa dei fondi europei. Questo poi, alla fine, nel mentre noi facciamo il sindaco metropolitano, si faranno le spese, è chiaro, dei fondi europei, così rapidamente si dirà che cosa si deve fare, che cosa non si deve fare, come si devono spendere questi soldi, legato soprattutto al sistema di trasporto su ferro, perché voi sapete che tutte le città metropolitane d'Italia, che sono 10, sono legate dal sistema dell'alta velocità, per cui questo sistema di poli città metropolitane con l'alta velocità si lega al sistema generale europeo per creare questo sistema forte di spesa e di concentrazione di interessi. Poi ne riparliamo. Va bene, grazie. Speriamo che prima o poi si spendano i fondi europei. No, dico, speriamo che prima o poi comunque si riescano a spendere i fondi europei. Ma non voglio sapere come si spendono. Vabbè. Osvaldo Cammarota. Ce li spendiamo. Osvaldo Cammarota. Banco Risorse Immateriali, Lega Autonomia. Quanti anni so che cerchiamo di spenderli? Quali? Parecchi. I fondi europei, no? Parecchi. Grazie. Prego, Presidente. Io per fare un intervento breve avevo scritto due paginette, ma per farla ancora più breve mi riduco ad una sola, perché mi rendo conto che, come dire, la soglia di attenzione si abbassa dopo 3-4 ore di ragionamenti. E quindi, per essere breve, dico: primo, prendo atto con piacere, davvero con soddisfazione, che è volontà unanime di fare uno statuto processo, uno statuto che renda operante i principi e non uno statuto che ricelebri, diciamo, i principi generali ai quali tutti ci rifacciamo. Scusami se ti interrompo. Voglio aggiungere che noi, vista la sollecitazione che è arrivata pure dall'intervento precedente, siamo orientati a
a studiare con particolare attenzione, proprio col professore Pinto ne parlavamo, le norme della fase transitoria, perché riteniamo che possano essere proprio molto importanti, visto i tempi che potrebbe prendere eventualmente la fase transitoria. Scusami per l'interruzione. No, anzi, io peraltro non è che la prima paginetta la spreco, poi la trasmetterò per iscritto, solo per essere meno tedioso e per rubare meno tempo, mi riduco a ragionare su un aspetto. Si è molto parlato di partecipazione negli interventi stasera, l'ultimo intervento con molta verve, devo dire. Io devo ringraziare tra l'altro la consigliera Caiazzo e la consigliera Elena Coccia, perché abbiamo avuto un'occasione, una possibilità di ragionare in maniera un po' più focalizzata su questo tema. E le cose che vengono fuori sono un po' queste. Innanzitutto credo che noi tutti dobbiamo riconoscere e avere un'idea condivisa di qual è il valore della partecipazione. Dal nostro punto di vista, diciamo, la partecipazione serve per costruire i legami di comunità fra i cittadini e le loro istituzioni. L'ha richiamata da ultimo il Presidente della Repubblica, ma negli interventi che ho ascoltato questo concetto è forte. È un'emergenza questa di ricostruire i legami di comunità e fare in modo che le comunità si riconoscano nelle istituzioni. Come fare per fare questo? E qui il professore Pinto ha detto cose che io assolutamente condivido, ma tra le cose che condivido ha richiamato la necessità di avere i luoghi istituzionali, no? Parlava il professore Pinto dei luoghi di partecipazione ai processi decisionali. Questi luoghi devono essere luoghi istituzionali e è importante definire nello statuto le modalità di partecipazione, perché ne va del rapporto di fiducia tra chi ascolta e chi parla, ne va dell'efficacia della partecipazione. Quindi sulla necessità di avere luoghi istituzionali più prossimi al territorio, io credo che avremmo molto da dire, ma molto abbiamo ascoltato in queste sessioni. Sono temi già trattati dalla legge 56, gli ambiti omogenei, eccetera, in autorevoli interventi, e stasera stessa, la volta scorsa da Moccia, stasera stessa di Scepolo, Biondi, hanno detto cose assolutamente condivisibili. Qual è però la questione da approfondire? Attenzione, perché è una questione che so che è una questione, diciamo, sulla quale discutere, ma quali sono la delimitazione di questi ambiti omogenei? È stato richiamato che la legge dice che per fare l'elezione diretta del sindaco bisogna articolare la città capoluogo in municipalità e i comuni della provincia in unioni dei comuni. E c'è una, diciamo, avversità del sindaco, che è stata espressa nella riunione scorsa, a pensare di smembrare la città, ma qui il problema non è smembrare la città, il problema è avere un'idea unitaria e omogenea di come l'area metropolitana si possa rappresentare. E l'immagine così visiva che diamo come operatori di sviluppo è che Napoli è una città che da un lato abbraccia il suo mare e dall'altro si sviluppa lungo le direttrici di sviluppo tradizionali e storiche, dunque è una città che ha una vocazione ben precisa, una città che ha una vocazione di cerniera fra terra e mare, fra zone interne e mare, e dunque nella dimensione globale significa fra Mediterraneo e Europa. E quando diciamo tra Mediterraneo e Europa, diciamo tra Europa, Mediterraneo e il resto del mondo, perché il resto del mondo attraverso il canale di Suez arriva nel Mediterraneo. E questa vocazione di Milano, che dice di essere la città la città europea più vicina al Mediterraneo, io ho polemizzato amabilmente con Massimo Lo Cicero, non perché, ma noi non possiamo entrare in competizione con Milano su questo, noi non possiamo essere longobardi, noi dobbiamo essere napoletani, dobbiamo portare in Europa il sistema delle città metropolitane dell'Italia, e ciascuno di queste città deve avere una sua funzione, e Napoli ha una funzione naturale di raccordo e di cerniera tra i popoli del Mediterraneo e l'Europa. Milano non ha certi suoni, i colori, le musiche, le culture, le umanità di Napoli, magari se le vende, perché a Milano vendono la musica di Pino Daniele, appunto, a Milano vendono il turismo che si fa
nelle nostre isole, cose che noi non siamo in grado di valorizzare. Ecco, dobbiamo imparare a fare questo per diventare area metropolitana e area di cerniera tra culture diverse. Però, tornando al punto, il problema è l'identificazione di questi ambiti omogenei. Io ho perplessità, per esempio, a non considerare l'area flegrea, a non leggerla nella sua conformazione geomorfologica. È un'area geografica che ricomprende Bagnoli, quindi una parte di città, e l'area flegrea. Ho difficoltà a pensare che la direttrice nord si fermi a Secondigliano e poi non guardi ai comuni che sono confinanti. Quindi probabilmente ripensare all'area metropolitana è una delle questioni su cui dovremmo meglio approfondire. Così come, per tornare a un altro aspetto trattato dal professore Pinto, il problema è quali funzioni riteniamo che si debbano e si possano svolgere alla dimensione più prossima al territorio. Perché non c'è alcun dubbio che talune funzioni vanno organizzate alla dimensione a scala metropolitana. La pianificazione urbanistica, i trasporti, la sanità, l'omogeneità di questi servizi rende la nostra area metropolitana appetibile, come è stato detto, eccetera. Ma quando parliamo di politiche di attive del lavoro, di valorizzazione delle risorse endogene, eccetera, probabilmente queste funzioni vanno territorializzate. E alla dimensione territoriale dobbiamo pensare all'organizzazione istituzionale, e dunque l'unione dei comuni o le municipalità, chiamatele come volete, ma istituzioni di governo di area sotto a sottoscala dell'area metropolitana, all'organizzazione amministrativa sulle funzioni che devono svolgere, e finalmente all'organizzazione sociale, dunque al partenariato e alla partecipazione. È lì che bisogna assicurare i luoghi istituzionali della partecipazione, perché ormai le associazioni sono una miriade, rappresentano questa società densa, complessa, che abita il nostro territorio, è portatrice di conoscenze, di valori, di competenze che vanno appunto ascoltate, portate a valore nel processo di costruzione dell'area metropolitana. E dunque vado molto rapidamente per concludere. L'altra questione che ci sembra meno approfondita nel dibattito, quindi le due questioni, perimetrazione di queste aree e funzioni amministrative che possono essere effettivamente attribuite. L'altra questione appunto è l'efficacia della partecipazione. Su questo vorrei dire, non è tanto importante indicare i temi, perché i temi, tutti i temi auspicabilmente devono essere oggetto di partecipazione e di discussione, ma è efficace affrontare i temi alla dimensione territoriale, istituzionale, organizzativa, insomma, a cui possono essere analizzati, trattati e risolti. Mi pare assurdo parlare di trasporti se non alla dimensione metropolitana. Certo, bisogna ascoltare gli ambiti territoriali per vedere la mobilità interna come funziona, ma l'organizzazione è quella, no? Viceversa, ci sono altri temi che possono avere una dimensione più adeguata a livello territoriale. Non è tanto importante stabilire le tecnicalità, anche se l'idea del professore è interessante, diciamo quella del portale dinamico, se ho capito bene, vado a vedere puntualmente, parlava di cittadinanza digitale, un concetto interessante. Però le tecnicalità per fare queste cose sono continuamente innovate da nuove forme, da nuove tecnologie, che naturalmente all'epoca in cui abbiamo cominciato a fare queste cose 20 anni fa parlavamo con i tam tam e i segnali di fumo a stento qualche giornale. Adesso c'è una tecnologia potentissima che consente di comunicare e di interagire con i cittadini. È importante richiamare i principi e gli scopi, ma solo richiamarli. Qui è stata richiamata nella riunione scorsa la Convenzione di Aarhus, ma quella riguarda l'ambiente. Io mi permetto solo di richiamare che questo principio di partecipazione è uno dei principi fondanti del processo di unificazione europea. E attenzione, è anche una condizione da realizzare, perché è una precondizione per l'accesso ai fondi comunitari. Il sindaco Duccillo diceva, vediamo di spenderli questi fondi comunitari. Beh, per spenderli dobbiamo imparare a fare partecipazione in maniera efficace, perché è una precondizione amministrativa per l'accesso ai fondi della nuova programmazione.
Noi sappiamo che la partecipazione nell'immaginario collettivo c'ha questo raggio di interpretazione: o è l'assemblea inconcludente, o è pura, oppure è quell'adempimento burocratico che si fa giusto perché lo dice l'Unione Europea. E probabilmente non è né l'una né l'altra, è quello di cui stiamo parlando, cioè la ricognizione e l'ascolto, l'acquisizione dei saperi e delle conoscenze diffuse. Quindi, per concludere davvero, io credo sia importante che lo Statuto definisca gli scopi, le sedi istituzionali, le strutture di supporto alle attività partecipative, perché non è facile. Io mi metto anche ora nei panni del Presidente Tuccillo, ma vi sembra sia facile raccogliere, sintetizzare e condensare il portato di questo dibattito, di queste tre giornate, dentro uno statuto? Non è facile, vogliono delle competenze, supporto che aiuti nel dialogo, e eccetera. Quindi io credo che, diversamente, se noi queste diciamo accorgimenti non li assumiamo nello statuto, rischiamo di fare ancora una volta un ennesimo esercizio di vuota retorica sulla partecipazione, che invece è il vero sale della minestra, come dicevo, per riannodare i fili tra le comunità e le loro istituzioni. Grazie. Grazie. Grazie a Cammarota. Antonello Sannino e Arcighei. Che non fai un punto, quanti interventi ci sono? Buonasera a tutti e a tutti. Innanzitutto io qui intervengo sia come presidente di Arcighei sia come presidente della Consulta per le pari opportunità della seconda municipalità di Napoli. Devo dire che mi rammarico innanzitutto che ci siano pochissimi giovani e pochissime associazioni giovanili che hanno aderito a questa iniziativa, e purtroppo credo che sia invece importante riuscire a investire nel futuro delle nostre comunità a partire dai giovani. Quindi la mancanza qui dei giovani è un segnale allarmante, diciamo. Devo dire che il mio intervento è rapidissimo, visto anche l'orario. Io sono qui perché noi ci tenevamo, come Arcighei innanzitutto, che all'interno dello statuto, dei principi fondanti dello statuto della città metropolitana, vi sia un chiaro contrasto alle discriminazioni tutte, così come individuato dai trattati internazionali che l'Italia ha firmato a partire dalla Carta di Lisbona, e individuarlo secondo quelli che sono le specifiche delle aree di discriminazioni che i trattati che l'Italia ha firmato individuano, per cui razza, etnia, religione, handicap, età, ma anche orientamento sessuale, identità di genere. Per cui consentire, così come ci dice la nostra Costituzione, le effettive pari opportunità a tutti i cittadini e tutte cittadini, e fare in modo che lo statuto sia uno strumento affinché possa essere rimosso qualsiasi tipo di ostacolo alle pari opportunità di tutti i cittadini. Io questa è la nostra Costituzione, e credo che questo principio sacrosanto, che è sancito negli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, venga ripreso in maniera chiara nello Statuto della Città Metropolitana. Lo dico perché probabilmente, forse, e lo diciamo anche in altri contesti, uno degli investimenti più grandi che bisogna fare in questo statuto, ma soprattutto nell'istituzione di un organismo di rappresentanza dei cittadini, sia quello di investire nella felicità delle persone. Per poter uscire fuori da questa crisi che ormai ci attanaglia da troppi anni, e per poter riportare magari i giovani sul territorio, bisogna dare un messaggio chiaro, un messaggio forte, che questo è un territorio pronto ad accogliere i suoi cittadini e pronto ad investire sulla felicità delle persone. Come fare ad investire sulla felicità delle persone? Con dei principi chiari e precisi, primo tra questi il principio forte di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione. Grazie. Grazie. Francesco Escalona, ci sta? Dopo. Sì, no, un attimo, prima Francesco Escalona, poi Fortuna Longoberti. Poi abbiamo, ci sono ancora due interventi. Eh? Escalone, sezione SEL di Bacoli, diciamo che non è questa sì, la sede proprio, però facciamo un'eccezione. Abbiamo fatto un riassunto su come potevo, come potevamo intervenire
Noi siamo più un'associazione che una sezione in realtà. Quindi è prima di tutto un ringraziamento per l'occasione della questa occasione, perché noi riteniamo che il cuore della nascita della città metropolitana sia legata esattamente all'attività di partecipazione che ci separa dalla stesura dello statuto. Una città metropolitana è un atto sacro, la nascita di una città è un atto sacro. Io voglio ricordare a tutti quanti che è nella natura e nella storia del nostro territorio. Noi siamo stati Palepoli, siamo stati Partenope, siamo stati Neapoli. Il nome della nostra città è proprio il ricordo della nascita di una nuova città. E la nascita di una nuova città è un atto sacro. Credo che finora la sacralità proprio del momento sia stata dimenticata. Invece noi vogliamo sottolineare questo aspetto, perché della nascita della città metropolitana di Napoli se ne parlerà per 100, per 200 anni. Perché sta cambiando completamente, rivoltando come un calzino la maniera di vedere la nostra terra. Allora, noi siamo stati il golfo finora, e sapete bene che quando la città ha cambiato la sua struttura urbana è cambiata la modalità con cui è stata disegnata. Io vi ricordo il Lafferi, la tavola Strozzi, lo Stoppendal, e vi ricordo anche del dopoguerra, il cambio di immagine che abbiamo avuto con la fotografia del Pino da Posillipo. Cambia l'idea, cambia il nome, cambia la modalità di vederla. Dobbiamo riuscire a trasmettere la sacralità del momento ai nostri cittadini, perché riteniamo che sia un momento importante. Lei, Presidente, sta facendo una cosa di una importanza storica, sarà sui libri di storia. Sta nascendo la città metropolitana, stanno nascendo le città metropolitane, e Napoli cambia dimensione. Sarà la città che raccoglierà tutti quanti i paesi dall'ingresso del Golfo Infero, come lo chiamavano i greci, l'ingresso delle sirene, quindi Capri, Sorrento, Vico Equense, Torre Annunziata, Castellammare, Pompei, il Vesuvio, Napoli e di là Pozzuoli, Bacoli, zone archeologiche di un'importanza straordinaria conosciute nel mondo, Cuma che fonda Napoli, Ischia, Procida, tutti questi luoghi e tanti altri sono dei brand internazionali potentissimi, ma che finora sono andati nella competizione in maniera dispersa, eppur portano 2-3 milioni di visitatori. Adesso la città metropolitana di Napoli, se sa costruire bene la sua immagine, se riesce a coinvolgere i suoi cittadini, le scuole, i lavoratori, dentro le amministrazioni pubbliche, se riusciamo a far nascere questa immagine di una città che abbraccia il suo golfo, la sua baia, noi riusciamo a costruire qualcosa che va al di là del semplice trasposizione di una ex provincia. E questo è il passaggio fondamentale. E lo statuto è il momento sacro. È il momento sacro. Ed è un momento di arrivo. Scusa Bruno, io ho accettato tutta la tua relazione. Solo questo passaggio invece non sono d'accordo, perché lo statuto è il momento di arrivo di un processo, ed è un processo che in realtà dobbiamo tener conto che è già avvenuto. Cioè la città metropolitana esiste già, la viviamo tutti i giorni, perché sappiamo perfettamente, io abito a Baia ma sono di Napoli, lavoro a Napoli tutti i giorni, vado e vengo, mi è normale, i problemi di Napoli sono i miei problemi, pur non potendo votare, ma vivo qua quasi tutta la mia vita, io sono di Napoli, ma come vedete, e credo che ognuno di noi vive questa realtà di città metropolitana, la stiamo soltanto strutturando, istituzionalizzando e organizzando. Ma la sacralità del momento è questo che ci manca. E l'altra questione, il nome. Nessuno parla del nome della nuova città. Per me questa è una nuova città, e le città nuove hanno un nome. Altrimenti i cittadini delle aree periferiche, di tutto quello che non è Napoli, non si sentiranno i cittadini della nuova città. E io vengo qua come se il Bacoli e dico questo: la paura che ha legato i territori e che lega i territori alla nascita di questa città del napolicentrismo, che è evidente anche nella costituzione del primo consiglio della città metropolitana, dove non esiste un rappresentante dei Campi Flegrei.
È chiaro che è perché la situazione sappiamo com'è nata, però so di certo che voi state pensando a come fare. Questa cosa degli ambiti genererà una lettura policentrica della città, ma poi il territorio napoletano, per fortuna, al contrario del milanese per esempio, è per natura policentrico. Per esempio i Campi Flegrei sono un vulcano e hanno la zona rossa, e quindi chiaramente da questo si deve partire. Gli STS del PTR sono già frutto di una concertazione fortissima. Assurdo sarebbe in una concertazione di 3 mesi superare la concertazione dei sistemi territoriali, che invece sono una concertazione che è durata anni e che è già una caratterizzazione forte. Si può fare qualche modifica. Poi mi sono andato a studiare anche un po' il numero di abitanti. Gli STS sono abbastanza omogenei anche come numero di abitanti, per cui non vedo perché non tener conto come punto di partenza del ragionamento che l'area Flegrea ha una sua omogeneità, l'area Sorrentina ha la sua omogeneità, la Vesuviana costiera la sua omogeneità, l'altra Vesuviana la sua, e così via. Sono ragionamenti già fatti. E se poi il funzionamento anche elettorale corrisponderà a questa omogeneità, il territorio flegreo si sentirà rappresentato, per esempio, da 2 consiglieri dei 24, credo, che debbano costituire la cosa, e così via. Tutti gli altri territori abbiano non solo criteri politici giusti, ma anche criteri territoriali nella rappresentazione del Consiglio metropolitano. Questo esprimerà un luogo equilibrato istituzionale, come anche la costruzione del forum della partecipazione. Esistono esperienze del genere. Io sono stato presidente del Parco regionale Campi Flegrei per 5 anni, abbiamo fatto uno statuto, perciò io mi accaloro, perché la costruzione dello statuto è stato un momento estremamente partecipato e le associazioni hanno prodotto grandissimi quantità di arricchimento che poi sono state elaborate e votate dal Consiglio. Però la storia del forum della partecipazione del parco, per esempio, è un esempio che può essere preso in considerazione, perché ha funzionato e ha funzionato molto bene. C'erano i comuni presenti nei forum, come c'erano i cittadini, le associazioni, e il loro parere veniva preso in considerazione, anche se non in chiave obbligatoria. Quindi io posso portare un'esperienza che è riuscita e che secondo me può essere tenuta in considerazione. Quindi l'unica cosa, e chiudo, è che la raccomandazione, la preghiera, noi possiamo collaborare in tutti i modi perché questo avvenga, che per esempio venga consultata la direzione regionale scolastica, perché questo dibattito, questo ragionamento venga portato nelle scuole, nei comuni, nei consigli comunali, perché si arrivi allo statuto come un momento finale, glorioso, di festa della nascita di una nuova città. Grazie, anche perché ha toccato una tematica che fino ad oggi non era stata molto considerata. Siamo in dirittura d'arrivo, Fortuna Longobardi, poi Carlo De Luca. Buonasera a tutti, grazie, e sarò brevissima per ovvietà, diciamo. Questa città metropolitana esiste, mi sembra di aver capito, dobbiamo farne questo statuto. Accogliamo con molto ottimismo le parole del professore Pinto, che giustamente ci invita a fissare l'attenzione sulle positività invece di ricorrere sempre alla solita litania italiana e, diciamo, particolarmente partenopea, e quindi a sperare che questo nuovo soggetto istituzionale possa in qualche modo essere il motore di un nuovo modo di intendere i territori e la gestione di questi territori. Perché la perplessità, e lo dico con estrema cautela e dispiacere, è che tutto questo si fonda su problemi, per non dire drammi, ormai antichi. Mi sembra quasi che ci sia molto difficile, diciamo, porre questo velo della città metropolitana su qualcosa che è veramente drammatico. Però andiamo oltre. Mi sembra positivo la concentrazione di problematiche quali quella, per esempio, dei rifiuti, che finalmente ci possa dare almeno l'allocazione delle responsabilità. Per quanto riguarda una costituzione, diciamo, di un consiglio, di una consulta delle associazioni, e io ho partecipato personalmente alla nascita delle consulte del Comune di Napoli, abbiamo fatto le 2 assemblee del popolo di cui Isabella Gavarini ci richiamava l'attenzione, e sono stata proprio io quella a promuoverle, ad organizzarle. Quindi questo processo e il processo in sede di consiglio comunale dell'istituzione delle consulte, c'è qua Antonio Borriello che ne è stato un protagonista
protagonista è stato un processo estremamente lungo, estremamente farraginoso, perché è evidente che richiedere il parere dei cittadini su qualsiasi tema diventa bloccante per qualsiasi istituzione, non andiamo più avanti. E potrebbe essere importante sentire il parere delle associazioni e dei cittadini per temi molto importanti, e quindi è questa forse l'attenzione massima, di inserire, di essere capaci di inserire la volontà, ma non perché questa vada seguita pedissequamente, perché se una determinata consulta, se l'associazione danno un parere, quantomeno chi deciderà poi e se ne assumerà la responsabilità, che ben venga, possa dire: guarda, l'accolgo perché, non l'accolgo perché, l'accolgo in parte o viceversa. Sempre tenendo presente, e secondo me questo momento storico è molto importante, che mi sembra che in tutto questo parlare si stia perdendo di vista la democrazia della delega. Noi cittadini un primo passo lo facciamo, vi eleggiamo. E mi sembra che c'è un momento dove le responsabilità di chi si assume la scelta si stiano perdendo. Questa è la coniugazione che forse si dovrebbe fare in un momento così importante. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a lei. Carlo De Luca, ci sta? E poi l'architetto Felice Paolo Antonio. E abbiamo concluso, penso. Grazie, io ringrazio il Presidente Tuccillo di questa opportunità che ci viene data. Io rappresento Sinistra Civica, che è un'associazione politica che nasce a Portici. E il nome completo di Sinistra Civica è Città Vesuviana. Sinistra Civica Città Vesuviana perché noi sin da subito abbiamo inteso allargare lo sguardo rispetto alla nostra attività sul territorio a un territorio più ampio, a un'area vasta che raggruppasse insomma i comuni, non soltanto Portici, ma i comuni di un'area vesuviana più allargata. Il nostro primo obiettivo, il nostro scopo principale è quello della partecipazione. Si è parlato molto di partecipazione qui, naturalmente, come era ovvio, perché in una fase, come dire, di apertura di discussione, la prima questione che si poneva era quella della partecipazione. Io vorrei dire che quando la città metropolitana di Milano ha fatto lo statuto è partita da lontano, è partita da 2 anni prima, quando cominciava a chiedere ai cittadini e alle associazioni di intervenire, di dare il loro contributo per la formazione di questo statuto. Naturalmente lo statuto ha una valenza politica prima di tutto. Sicuramente si può dire che ci deve essere la necessità che abbia un carattere operativo, ma io non sono d'accordo quando si dice che la, come dire, petizione di principi è una cosa, come dire, in più che potrebbe anche portarci, sviarci. Io credo che la petizione di principi, l'indicazione di principi sia il primo passo, il primo aspetto fondamentale che rende lo statuto un documento politico. Naturalmente ai principi devono seguire le applicazioni, devono seguire gli elementi operativi che ci fanno capire come deve funzionare questa città metropolitana, ma noi oggi stiamo ragionando di città metropolitana, non di statuto. Stiamo cominciando a capire, in un processo che io credo abbia dei tempi, che cosa deve essere per i territori la città metropolitana. E quando Bruno Discepolo, il cui intervento naturalmente io condivido in pieno, dice: come riusciamo a dare risposta alla domanda che vengono dai territori e dalle comunità? Ecco, è questo il problema. Noi come costruiamo un meccanismo di partecipazione efficace che consenta un ascolto, che consenta una partecipazione che non è soltanto l'informazione e la conoscenza o ascoltare i cittadini, ma è costruire un meccanismo complesso che non si improvvisa. È un meccanismo, è un processo, come diceva anche Bruno, è un processo che comincia, rispetto al quale noi ci diamo delle regole e costruiamo una cultura della partecipazione per consentire ai cittadini di entrare nei processi decisionali. Allora, quando anche il professor Pinto diceva partecipazione sì, ma l'importante è che non si rallentino i processi. No, con la partecipazione si rallentano i processi, ma i processi diventano processi condivisi. Oppure quando qualcun altro prima ha detto sì, facciamo la partecipazione, però deve avere solo un carattere consultivo ma non obbligatorio, perché poi è la politica che decide. Certo, è la politica che decide, ma il carattere di questa partecipazione deve essere un carattere obbligatorio, non consultivo. Cioè, come accade per la spesa dei fondi europei,
come accade per la pianificazione territoriale in cui il processo della pianificazione della partecipazione è un processo obbligatorio. Anche qui questo processo deve essere obbligatorio, ma deve essere una pratica, non un dovere, deve essere una scelta politica. Allora noi stiamo tentando di organizzare un incontro a Portici, perché il problema fondamentale è che, vorrei dirvi, le comunità, le cittadinanze di tutto questo non sanno nulla dell'argomento della città metropolitana. I cittadini, le città non sanno nulla, e probabilmente i sindaci sarebbero responsabili di diffondere nei loro territori questo tema, perché non è possibile che i sindaci siano solo portatori, come dire, in quanto delegati, no? Di una visione, e non la condividano con i cittadini, dal momento che, come si è detto, questo è un momento, è una fase, come dire, quasi sacra, no? Di formazione della città metropolitana. Allora noi da questo punto di vista organizziamo a Portici un incontro, un evento dove vorremmo invitare anche il Presidente della Commissione e altri presenti qui, per confrontarci, ma prima di tutto per informare i cittadini di questo argomento e fargli capire che cos'è questa città metropolitana, e tentare di trovare insieme dei meccanismi, come dire, di partecipazione. Ovviamente in questo senso noi siamo assolutamente d'accordo, come nostro contributo, a che ci sia l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco, perché è vero che diciamo, forse non sarà un fatto immediato, ma se tutti gli statuti inseriscono al loro interno questo aspetto, probabilmente il legislatore dovrà tener conto di questo e i tempi saranno sicuramente diversi. E poi siamo assolutamente del parere che è opportuno sin da oggi costruire dei meccanismi per l'individuazione delle zone omogenee. Il problema qual è? Che io credo che il processo di consapevolezza e di discussione, che mi sembra che da poco sia avviato, non mi sembra compatibile con i tempi di formazione di questo statuto. Voglio dire che probabilmente non si riuscirà ad arrivare a una definizione consapevole delle zone omogenee. Guardate, noi abbiamo una serie di strumenti, dal PTR al PTCP, ma anche alle esperienze. Vorrei recuperare queste esperienze dei patti territoriali, che per alcune zone hanno rappresentato, diciamo, una visione strategica del territorio, di cui forse in questo ragionamento possiamo anche tener conto. Però, diciamo, è un processo. Allora probabilmente, questa è una proposta che io faccio, probabilmente in quelle norme transitorie di cui parlava il Presidente Duccillo, forse dobbiamo inserire delle forme di individuazione provvisorie di queste zone omogenee, che siano, poi suscettibili di approfondimenti successivi, per arrivare nel momento della redazione del piano strategico a un ragionamento più concreto su questi aspetti. Ecco, e chiudo. Facciamo in modo che questo della città metropolitana sia un'esperienza di democrazia partecipativa vera, concreta, e non soltanto, come dire, apparente e astratta. Grazie. Grazie all'architetto De Luca. L'architetto Paolo Antonio, a cui raccomando la sintesi, e poi chiedo scusa perché l'ho saltato io in questo. Aspetta, dai, piano. C'era la signora Consiglia Di Salvo che ho saltato io nel. Se poi dopo vuole intervenire cortesemente, mi scuso per. Architetto. Prego. Allora, visto che il presidente della Commissione Statuto è contestualmente anche sindaco della città di Afragola, dove fra qualche settimana sarà ripreso il cantiere di costruzione della stazione di alta velocità, io da Molisano, vi cito un detto molisano, non facciamo che mentre i medici studiano il malato muore. La città metropolitana, se non ha un'armatura di livello metropolitano, nasce già morta. E l'occasione della ripresa dei lavori della stazione di alta velocità, nella persona del sindaco della città di Afragola, che prenderà la parola alla cerimonia di apertura speriamo, ma la pretenderà, se non come rappresentante della città metropolitana, per rivendicare al governo e al commissario per la realizzazione della Napoli-Bari principalmente, di rivedere prima dell'avvio a novembre del cantiere della Napoli-Bari, se possiamo finalizzare
Gli investimenti previsti sulla Napoli-Bari, variante Napoli-Cancello, 813 milioni, una rivisitazione di quei progetti fatti quando della Napoli-Bari alta capacità non si parlava, perché la variante Cancello fu impostata nel 96-97, di rivedere, senza rimettere in discussione il progetto che deve partire al più presto possibile, ma principalmente da Afragola in poi, perché da Afragola verso Napoli il discorso va rivisto, per incardinare ad Afragola la mobilità integrata a supporto della città metropolitana. Quindi Afragola, la stazione, se non ha un collegamento di metropolitana Afragola-Pozzuoli e una circolare Afragola-Acerra, Cancello, Caserta, Aversa, Casoria, Afragola, è tutto inutile parlare di città metropolitana. Questo è possibile, caro sindaco, condizione che lei nella ripresa dica, solleciti il presidente, il commissario a riconsiderare. Noi siamo a disposizione, prima che parta l'appalto, di avere però una visione chiara di come recuperare opere che altrimenti sono solo dannose e spreco, per finalizzare questa ultima occasione di finanziare, perché quelli sono gli ultimi soldi che ci stanno nella nostra zona, a chiudere il nodo Afragola, Napoli Afragola del sistema VAC, per far di Afragola la cerniera del sistema metropolitano Roma-Napoli-Bari, lo snodo del corridoio 1-8 nord-sud-est-ovest e il perno della mobilità integrata della città metropolitana e della regione integra. Nei fatti, questo è l'ultimo treno che passa, o lo sapremo cogliere tutti, io sono a disposizione per dare il mio contributo, nei limiti e nella volontà di non porre ostacoli, altrimenti non so che fare più. Io ho speso la mia vita e lei lo sa, sono a disposizione. Grazie. Grazie, grazie per la bella dissertazione trasportistica dell'architetto Paolo Antoni, e concludiamo con la signora consiglia Di Salvo. Sì. Buonasera a tutti. Come coordinamento campano dei comitati per l'acqua abbiamo proposto un nostro documento articolato in più parti, i cui principi base, tre in particolare, sono sì dei principi ma sono anche degli indirizzi ed esprimono anche una volontà a partecipare a quella che sarà, ci auguriamo in futuro, una collaborazione democratica e fattiva, reale. Io volevo leggerlo il documento perché, come nostra consuetudine, l'ho visto fatto anche dagli altri amici di altri comitati, reti, e permettetemi di fare un saluto carissimo al caro amico Antonio D'Acunto, che da poco ci ha lasciato, presidente della Rete per la Civiltà del Sole, e 14 anni fa fu il primo che in Regione propose non la città o area metropolitana ma la Ecopolis, una polis fondata sulla ecologia e sulla democrazia. Fatto questo, i nostri principi base sono tre fondamentali. Uno in particolare riguarda il diritto. L'acqua è un diritto, non è una merce, è un bisogno, ma va erogato e distribuito a tutti. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo dice l'ONU, 50 litri al giorno pro capite vanno dati a tutti, gratuitamente. Poi si paghi tutto il resto, il servizio. Però no alla mercificazione, fuori l'acqua dal mercato, perché di fatto per noi l'acqua, ripeto, non è un bene da mercificare. Tutto ciò che può essere gestito correttamente deve essere unicamente a beneficio, reintegrato e rimesso a favore della cittadinanza, quindi dell'utenza e dei lavoratori, della gestione. Quindi il principio base è questo. Noi non scriviamo il numero dell'articolo, scriviamo il principio. Primo punto, l'acqua è un bene comune inalienabile, non assoggettabile al mercato e va gestito attraverso aziende speciali, come ad esempio l'ABC Napoli, l'unico comune comunque con tutti i suoi pro e i suoi contro ad avere attuato l'esito referendario del 2011, in cui 27 milioni di elettori, è molto riportato anche in quello statuto della città milanese, ma anche in quello di Torino, dove i nostri comitati per l'acqua e anche il forum italiano
dei Movimenti per l'Acqua condividono questi nostri principi base. Quindi il primo principio è questo, non lo leggo, ma poi comunque lascerò il documento alla Presidenza con la cortesia, come abbiamo fatto la volta scorsa, di dare questa documentazione a verbale e di poterlo poi distribuire ai destinatari e alla cittadinanza. La seconda parte principale è per noi di non minore importanza è la partecipazione democratica. E anche sentivo dire qualcuno che parlava della convenzione di Aarhus, quella non riguarda solo l'ambiente, la partecipazione è comunque una convenzione internazionale, l'Unione Europea ci dà la possibilità di poter tutelare, anche se fosse solo il nostro ambiente, per ambiente dobbiamo intendere anche le falde idriche e tutto quello che riguarda il settore. Quindi assolutamente parliamo di giustizia ambientale, parliamo di tutela del servizio idrico e anche dell'ambiente. Vi ripeto, non leggo, non voglio sprecare altro tempo, avete già avuto tanta pazienza. Il referendum, l'altra cosa che proponiamo, si dice che i cittadini vanno ascoltati, si devono esprimere. Ascoltavo il professore Pinto con interesse, sia sul fatto che riguarda il punto del principio e anche sulla trasparenza, se non ricordo male lo statuto milanese che fa un bellissimo appunto su quello che è il pezzo che riguarda l'accesso ai documenti. È importante, ma avere accesso ai documenti non significa solo creare dei comitati o dei forum di sorveglianza o di vigilanza, perché è importante ascoltarsi, ma ascoltarsi, non che io devo vedere i documenti senza poter avere diritto di parola. Per cui l'organo che noi proponiamo è quello referendario, sperando che non venga disatteso quello del 2011, che i 27 milioni di elettori stanno ancora aspettando, nonostante la Corte Costituzionale ci dica che referendum sono legge ed erano attuati sin da subito. Quindi un referendum che sia consultivo, propositivo, abrogativo, con una metodologia, però ripeto, noi siamo comunque del parere che tutto possa essere approfondito. Mi permetto di dire, ma con simpatia, perché mi piace sempre essere costruttivo, che voglio esprimere un po' di disappunto per quanto è accaduto, ma non come coordinamento, perché qui c'è un mandato, sono la referente regionale, quindi c'è un mandato, ma alla Presidenza in particolare, che forse non è stata data la giusta attenzione. Volevo rivolgermi proprio alla Presidenza, volevo un attimo la sua attenzione, perché con tutto il rispetto e con tutta la voglia di essere costruttivi in questo momento così storico, importante per la nostra area metropolitana e non solo, perché noi dobbiamo, pensiamo a essere cittadini del mondo, abitanti della terra, di mostrarle un po' di disappunto. Perché la volta scorsa e anche oggi mi ero iscritta a parlare, mi sono regolarmente iscritta in tutti i luoghi, in tutti i posti, poi puntualmente mi ritrovo oggi come ultima, anche se avevo avuto dalla sua gentile segreteria la sicurezza che oggi avrei parlato all'inizio. Purtroppo ho anche una serie di altri impegni e preferisco dirlo a voce questo, le dico sinceramente, vado con un po' di amarezza, perché se noi qui proponiamo teoricamente la partecipazione democratica, mi aspetto che siamo tutti alla pari. So bene che le istituzioni sicuramente avranno il privilegio di essere chiamati a parlare prima, però se si parla di democrazia, la democrazia impone questa regola. Grazie. La ringrazio. Nel caso specifico ho il dovere soltanto di precisare che, avendolo detto prima e quindi in tempi non sospetti, le avevo chiesto scusa perché non, per cui non era questa la ragione che avevo spostato. Fermo restando che per quel che mi riguarda la democrazia contempla anche la possibilità della Presidenza di stabilire gli interventi, ma è un punto di vista. Ma non riguardava il suo caso, perché il suo caso è stato semplicemente nel suo... Sì, infatti. Però nello spirito costruttivo.
positivo. Chi mi conosce sa bene come la penso. Sì. Cioè non mi piace gridare. Molte volte oggi si dice, ecco perché vogliamo essere quelli del costruire, costruttori di pace. Oggi si dice che chi alza più la voce o fa azioni invasive è più rispettato e ascoltato. No, io non sono. E non è il caso della presidenza. Perché la prossima volta non debaccare. Ho visto altri casi, ecco perché mi sono permessa. Sì. Comunque grazie. Niente. Allora, do solo per un minuto la parola all'architetto Discepolo perché voleva fare una precisazione. Ma veramente pochissimi secondi, solo perché credo che si sia ingenerata una confusione. Secondo me è utile chiarirci su questo punto. Lo hanno detto in molti, non io solo. Io sono ritornato con una certa forza sul tema della necessità della costituzione delle zone omogenee come una scelta di fondo, come modello di città metropolitana che possiamo costruire e che porta come corollario la condizione per poter arrivare alle elezioni a suffragio universale del sindaco della città metropolitana. Naturalmente la sede dello statuto è la sede nella quale si afferma questa volontà, questa opzione, si sceglie questo modello. La città metropolitana di Napoli, essendo una delle tre città metropolitane con oltre 3 milioni di abitanti, ha la possibilità di scegliere se costituire le zone omogenee e conseguentemente ha la condizione necessaria per eleggere a suffragio universale il sindaco, oppure può decidere di non costituire le zone omogenee. In quanto tale, la sede dello statuto è la sede dell'affermazione di questo principio, a quale ne può derivare, credo che qui il professor Pinto poi potrà eventualmente spiegare o aggiungere se lo ritiene, elementi di specificazione sul criterio con il quale viene individuata la zona omogenea. Ma la sede dello statuto non è la sede in cui si fissano quali sono le zone omogenee. È naturale che dopo si apre lo spazio, anche questo processuale, nel quale nei modi al massimo quelli nei quali si può prevedere statutariamente il voto favorevole per la costituzione delle zone omogenee, si andrà a una discussione su quali sono le zone omogenee che dovranno costituire il territorio metropolitano di Napoli. Quindi non è l'appuntamento del 30 giugno quello nel quale noi scioglieremo il nodo se sono migliori le zone individuate dal piano territoriale regionale, ovvero dal piano territoriale di coordinamento o tutti gli altri sistemi eventuali che in passato, in letteratura, ancora oggi sono stati ipotizzati come i diversi livelli di articolazione del territorio, ma quelli verranno a cascata dopo. L'importante è che in questa sede si stabilisca che noi andiamo in direzione della costituzione delle zone omogenee. Se non ci sono altri interventi, grazie a tutti e a risentirci. Io però dovevo una